La prima parte è stata una parte esplicativa sul concetto di malattia vista in maniera personalizzata, anche umanizzata, perché avete visto come anche le diverse diatesi hanno a che fare con l'essere umano nella sua complessità e anche nel rapporto con i diversi livelli dimensionali dell'essere umano che portano a una salute vera, che ripetiamo sono i sette livelli, no? Il livello fisico, il livello psichico, il livello emotivo, il livello relazionale affettivo, il livello sociale, il livello spirituale e il livello energetico. Quindi questi sette livelli sono condivisi anche dall'Organismo Mondiale della Sanità, dall'OMS, che praticamente parla di una salute vera che si raggiunge attraverso l'intersecazione perfetta di tre livelli, che sono il livello fisico, il livello psicologico e il livello sociale. Quindi oggi ancora di più abbiamo capito dalla intercessione della Costituzione, quindi del genotipo, con il biotipo, che è un elemento un po' più dinamico, un po' più, diciamo, inserito in un rapporto fra micro e macro, come abbiamo visto nella scorsa volta, quando abbiamo parlato del concetto filosofico che sta alle basi, alla base dello studio sulle costituzioni umane. Oggi pomeriggio faremo qualcosa di più pratico. È in una scuola che parla di biofisica, in una scuola che parla di nutrizione, una scuola che, diciamo, convalida il concetto di salute preventiva. È un approccio importante, deve essere quello nutrizionale. Cioè la prima parte di questa lezione sarà proprio questa, cioè un biotipo per essere orientato alla salute, visto che prima c'è stata anche la brillantissima relazione che mi ha portato a mente tanti ricordi, considerando che io stesso ho, diciamo, tirocinato biologi nutrizionisti che hanno fatto con me tesi di laurea per parlare dell'importanza del cibo per la prevenzione e per la gestione dei pazienti oncologici, ancora di più riuscire a riconoscere un'alimentazione biotipologica è importante perché l'alimentazione è la prima arma che abbiamo, perché comunque è qualcosa che facciamo tutti i giorni, è qualcosa che facciamo dal primo all'ultimo giorno. Io che sono direttore sanitario di un RSA per anziani, noi fra i vari parametri che andiamo a convalidare durante i nostri piani diciamo, integrativi, i nostri piani assistenziali integrativi, sono soprattutto i parametri di nutrizione dell'anziano, di peso, anche del performance status, e quindi l'alimentazione racchiude una chiave di lettura in sé, insita proprio al concetto di energia e materia, è biotipologicamente inquadrata ancora di più il concetto di questo binomio importante che viene ulteriormente valorizzato in questa scuola di alta formazione, prende una, diciamo, visione maggiore rispetto alla gestione di un modello preventivo che è quello che noi dobbiamo cercare di portare avanti, perché la vera rivoluzione della medicina del futuro sarà quella che si troverà un nutrizionista in ogni studio medico. Si troverà, dicevamo con Giorgio, un S-Drive in ogni studio medico. Si troverà la possibilità di avere anche uno psicologo in ogni studio medico, cioè portare avanti un'idea di prevenzione sistemica e la conoscenza della biotipologia nella chiave di lettura che studiamo in questa scuola, che è una chiave di lettura moderna, può permettere di indirizzare una salute già dai primi giorni di vita. E questo è importante, utilizzando anche il test S-Drive. E la seconda parte di oggi pomeriggio sarà dedicata a una decina di casi clinici che vi ho portato con inquadramento costituzionale. Sono casi clinici che ho fatto negli ultimi 3 mesi, per cui sono abbastanza nuovi. E quindi discuteremo, ho messo anche due calciatori del Monopoli come casi, discuteremo di questo, discuteremo anche dell'applicazione di quello che diciamo ora in questa prima parte, anche attraverso l'S-Drive. L'S-Drive in sé racchiude proprio l'utilizzo, no, in sé l'utilizzo del cibo
come medicina. E d'altronde, per chi di voi fa estrago, per chi di voi che è sottoposto a questo esame, sa benissimo come la nutrizione applicata, integrata, sia il capisaldo di quel tipo di test. Ora, questa è un'immagine di qualche biotipo, però passiamo ai singoli biotipi. Ebbene, il carbonico, qua, questa slide l'abbiamo già vista, con tutti i suoi aspetti, vedete? Proprio quello che spicca del carbonico è questa robustezza e soprattutto questa adiposità, che è, diciamo, depositata peraltro in sedi specifiche che sono molto interessanti. Io in una sorta di brochure che faccio al paziente, una sorta di diciamo anamnesi scritta che fa il mio paziente, nell'anamnesi scritta io metto e cerco di comprendere anche le zone del corpo dove è depositato il grasso. Vedete nel carbonico la zona pettorale, l'addome, i fianchi, la radice delle cosce, ebbene, è la spalla, le braccia, parliamo già di sedi differenti, dove in ogni sede, qui in questa scuola abbiamo dei grandi esperti di anti-aging, ho visto Bardaro, ma c'è il dottor Spattini, c'è il dottor Balducci, no? L'ormonoregolazione. Vedete, nel carbonico la spalla, quindi il cortisolo, che ricorda proprio il gibbo del morbo di Cushing. Per chi di voi non ha fatto medicina, il morbo di Cushing è un adenoma del surrene che produce cortisone. La zona pettorale, se nell'uomo la zona pettorale dimostra un'iperestrogenia e quindi capiamo bene, per esempio, l'attività delle aromatasi addominali che vanno a produrre estrogeni che antagonizzano l'azione anche del testosterone nell'uomo e non solo, perché gli estrogeni, ricordatevi, l'abbiamo detto nella scorsa lezione, sono i principali antagonisti dell'ormone tiroideo. Allo stesso tempo, vedete, un addome flaccido, non un addome tonico, grasso tonico, come può essere l'addome del sulfurico, l'aspetto cosiddetto a mela, che è collegato soprattutto all'iperinsulinismo. Qui abbiamo un addome più rilassato, dove c'è una macroviscералità, che è una caratteristica tipica del carbonico, del macroviscerale, che ha visceri molto ampi, ha visceri molto. Io che ho visto le dissezioni anatomiche, le vedevamo queste differenze fra visceri più piccoli, fegato più piccolo e fegato più grosso, fra milza più piccola e milza più grossa, perché fondamentalmente rispecchia l'origine embriologica. E in questo caso, qua siamo di fronte a una costituzione endodermica, automaticamente voi vi trovate di fronte a una ipoendocrinia di fondo, con sofferenza non solo dell'ormone del testosterone, e si capisce bene, no? Perché se vedete anche l'adiposità, quella nei fianchi, beh, l'adiposità nei fianchi automaticamente è collegata a una sofferenza di tipo proprio ormonale sessuale, degli ormoni sessuali. E infatti assomiglia molto il tipo di disposizione di grasso alla sindrome adiposo genitale, quella che è molto presente nell'età infantile. Allo stesso tempo, il deposito anche nella parte bassa e laterale delle cosce è molto tipico dell'ipotiroidismo latente, tipico di questa costituzione, il cosiddetto aspetto un po' a pera. E quindi, come capiamo bene, considerate che dovete gestire un carbonico per 30 anni della sua vita e possiamo fare molto per questa costituzione a livello metabolico, perché abbiamo una serie di riferimenti. Vedete, un ipotiroidismo funzionale, un ipercorticosteroidismo funzionale, soprattutto non siamo di fronte al surrenalico sulfurico che ha un surrene tonico forte nelle due componenti, sia nella midollare che nella corticale. Qui abbiamo un sistema corticosurrenalico più presente. E quindi parlare di iper è abbastanza eccessivo nel carbonico, ma qua ve l'ho segnalato per farvi capire come nel carbonico c'è sempre il sostegno della corteccia surrenalica. E la corteccia surrenalica, soprattutto due grandi ormoni della corteccia surrenalica,
uno a regolazione sistemica attraverso la CTH ipofisario, che è il cortisolo, l'altro a diciamo regolazione loco-regionale, quindi renalica, che è l'aldosterone. E beh, considerate che in corso di in questo ipercortisolarismo nel carbonico abbiamo non solo tanta quota di cortisolo, che è quello che fa imbibire i tessuti. Quindi troverete nel carbonico, chi di voi fa la BIA, spesso un alterato rapporto fra acqua intracellulare e acqua extracellulare a favore di quest'ultima. Va bene? Allo stesso tempo anche l'aldosterone, che è un ormone chiave nella regolazione metabolica, e l'aldosterone è un risparmiatore di potassio, scusate, un disperde il potassio. Disperde il potassio e trattiene sodio. E quindi ci troviamo in una condizione anche che uno stress prolungato corticosurrenalico ad adattogeno per il carbonico può portare chiaramente a una deplezione di potassio che è può essere visibile per esempio nel test S-Drive, no? E ha una accentuazione del sodio, per cui quando voi nell'S-Drive trovate sodio potassio, non dovete pensare al sodio potassio come minerale, dovete pensare alla funzione surrenalica, precisamente alla funzione dell'aldosterone. Lo stesso iperinsulinismo lieve del carbonico è indicativo di una sorta di setting metabolico glicodipendente, cioè il carbonico è dipendente dal glucosio, cioè il carbonico ha una macchina che brucia favorevolmente i zuccheri. Quindi praticamente perché è un anabolico anaerobico a metabolismo idrogenoide, cioè produce acidi, e questi acidi vengono prodotti perché l'ossigeno è in qualche maniera poco introdotto nel sistema metabolico del carbonico, che infatti è un ipossigenoide. E questo chiaramente ci dà delle indicazioni anche di come applicare una modalità preventiva migliorando le performance dell'ossigeno in una costituzione che ha tendenzialmente, proprio per costituzione, proprio per genetica, un setting di tipo endocrino ipoossigenativo. Quindi l'iperinsulinismo lieve è praticamente non necessariamente dismetabolico, ma è soprattutto il constatare che fondamentalmente questa costituzione vive grazie al fatto che l'insulina ha una tendenza a essere più prodotta, essendo un ormone anabolico. L'insulina è un ormone anabolico molto potente, che ha anche un'accezione di tipo adipogeno. L'insulina, l'iperinsulinismo crea adipe, soprattutto addominale. Quindi capite bene che quando andiamo a interpretare il metabolismo endocrino di un carbonico a livello nutrizionale, noi ci troviamo di fronte a un iperinsulinemico. Sì, non deve essere per forza diabetico, ma noi abbiamo a che fare con la medicina sistemica, con la medicina preventiva. Quindi noi dobbiamo cogliere i segnali del corpo e la conoscenza delle costituzioni per far sì che non dobbiamo far arrivare poi il carbonico a sviluppare il diabete. È chiaro? E quindi possiamo lavorare con tanti rimedi. Capiremo anche dopo dagli S-Drive che vi ho portato quali sono i rimedi che possono aiutare il metabolismo iperinsulinemico. Anche, diciamo, io uso tanti prodotti, fra cui anche nell'ambito dei prodotti di Giorgio, di Cell Food, c'è un prodotto importante che si può usare, che contiene garcinia, ma contiene anche la carnitina, che si chiama Cell Food Diet Switch. È interessantissimo prodotto nelle disregolazioni del carbonico. Io personalmente l'ho usato su mia figlia, che è una carbonica, e vi garantisco che Rebecca, se vedete le foto, a differenza di un anno, è completamente cambiata. È completamente cambiata, ha perso 15 kg, chiaramente seguendo alimentazione, seguendo uno schema, ha dovuto assecondare i miei bisogni di riabilitazione dopo il Covid, e da febbraio ci siamo messi insieme, visto che eri in casa, abbiamo preso un tapis roulant, abbiamo iniziato insieme a fare sport, e abbiamo avuto tutte e due dei vantaggi, perché anch'io avevo sviluppato un'iperglicemia dopo il cortisone, e stamattina, poco fa, prima di arrivare qua, ho visto la mia glicemia, diciamo pre-prandiale, e avevo 90, buono, già per me è buono, cioè tutto ciò che è sotto i 100 mi dice che non ho bisogno delle tre metformina che mi aveva dato invece il medico nelle dimissioni dopo il mio ricovero post-Covid.
Quindi che significa questo? Che abbiamo degli strumenti per far sì che le strutturazioni metaboliche di questo tipo vengano ad essere frenate, senza, diciamo, parlare poi di altri prodotti, no? Che possiamo utilizzare nel carbonico. E oggi sarà una lezione pratica. Io personalmente consiglio molto il self-food, consiglio molto i prodotti anche di depurazione nel carbonico. E capirete perché. Perché fondamentalmente ci troviamo di fronte a strutture che sono ipossigenative. Quindi se noi miglioriamo un po' il metabolismo ossigenativo, andiamo a migliorare quella debolezza che è collegata anche all'ormone tiroideo, che chiaramente porta, in carenza di ossigeno, a esprimere l'ormone della grassezza, quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta, che è il paratormone. E ricordatevi che il paratormone, l'iperparatiroidismo secondario, no? All'acidosi tipica del carbonico che porta a produrre più ormone paratiroideo perché il calcio deve essere preso dalle ossa e portato in periferia ad andare a tamponare l'acidosi sempre più incipiente di questa costituzione. L'iperparatiroidismo costringe la tiroide, e quindi sopra c'è ipotiroidismo, ma in parentesi potreste scrivere iperparatiroidismo funzionale. Perché le ghiandole sono sempre da relazionare ai loro ormoni agonisti e antagonisti. E vi ho detto che quando noi pensiamo alle ghiandole della ghiandola pineale, dobbiamo pensare a due ormoni, uno sedativo, la melatonina, uno eccitativo, la serotonina. Se pensiamo alle ghiandole del collo, quindi alla tiroide, dovete pensare a due ormoni, l'ormone tiroideo, che è un ormone eccitativo, un ormone simpaticotonico, il paratiroideo, che invece è un ormone parasimpaticotonico. Se pensate alla midollare, al surrene, dovete pensare come struttura simpaticotonica la midollare, come struttura parasimpaticotonica la corticale. Allo stesso tempo, se andiamo a livello pancreatico, che è un altro grosso centro energetico, ci troviamo di fronte a una strutturazione anche lì simpatico-parasimpaticotonica. Grazie alle due cellule, le alfa sono simpaticotoniche, infatti producono il glucagone, che è un ormone che assomiglia molto all'adrenalina perché brucia grassi e zuccheri. Allo stesso tempo abbiamo l'insulina prodotta dalle cellule beta, che invece, al contrario del glucagone, è un ormone anabolico. E quindi, quando noi qua scriviamo iperinsulinismo, potremmo scrivere in parentesi ipoglucagonismo. Se avete un ipercorticosularismo, in parentesi potreste scrivere ipomidullosuleralismo. Ok? Considerate che il carbonico ha anche ipogonadismo, cioè ridotto metabolismo glicidico, e anche un ipopituitarismo, cioè una bassa cinetica ipofisaria. E considerate che le costituzioni più magre, che sono le fosfoflorite, sono invece costituzioni in cui la cinetica ipofisaria, ipotalamo ipofisaria, è molto accentuata. E quindi questo qualcosa determina, no? Che cosa determina? Una sorta di gestione della macchina in maniera differente. Questo è un diesel, il carbonico è un diesel. Che fa il carbonico? Vedete, mangia per istinto, ha fame smodata, ha bassa compliance alla dieta, ha facilità lo yo-yo per tendenza somatopsichica, è una ricerca continua del cibo per consolazione e surrogato sessuale, è un ipogonadico, non ha un grosso livello di serotonina, non ha un grosso livello di dopamina. Il carbonico è un rallentato. Chi ha un alto livello di dopamina è uno rapido, veloce. La dopamina, beh, ricordatevi, la dopamina è uno dei mediatori, no, che viene utilizzato dal surrene, ma soprattutto dalla midollare del surrene. Ma la dopamina ha anche sede nel cervello, e non solo nel cervello cranico, ma anche nel cervello di pancia viene prodotta. E considerate che chi ha carenza di dopamina sono i soggetti con Parkinson. E se voi conoscete, io le conosco. Purtroppo per lavoro tanti parkinsoniani. E quindi sono molto rallentati. Quindi dovete considerare il carbonico un ipodopaminergico, un iposerotoninergico. Non ha, dal punto di vista, non è un simpaticotonico. Ricordatevi, il carbonico è un parasimpaticotonico. E quindi vedete, ricerca continua del cibo per consolazione. Quindi questo mangia da solo. E questo va ad aprire la notte, proprio perché è un iperinsulinemico, apre la notte il frigo e mangia e ama carboidrati semplici e complessi, non beve a sufficienza e d'altronde lo si vede anche dalle BIA, non ama né verdure e né grassi, ama soprattutto i dolci. Il carbonico è un diesel anabolico perché costruisce, anaerobico perché produce idrogenioni ed è acido ossidato. Quindi avrà, per esempio, un'alterata tolleranza, inutile che li fate spendere 200 euro per un pezzo di
La testa del bulbo è la conoscenza che vi diamo in questa scuola. È chiaro che la soia che interferisce sulla tiroide non la consigliate nel carboidrato, perché già una tiroide lenta. Se ha dei lieviti, i lieviti chiaramente in un trait acidogeno, micogeno, è chiaro che l'ambiente intestinale, ecco perché è molto utile avere il risultato dell'S Drive, perché potete andare a capire se c'è un ambiente con muffe, spore, e togliete i lieviti. L'altro alimento che dovete togliere è carbonico, che è già ricco di calcio, è il latte. E non solo per eccesso di calcio, ma perché il latte, le proteine del latte, creano una grave acidosi, cioè complicano l'acidosi. E peraltro questo comporta ancora un peggioramento dell'ipotiroidismo funzionale e anche un'iperparasimpaticotonia ancora più prevalente, perché il rapporto calcio-fosforo è il rapporto dominante nella regolazione neurovegetativa. Se noi mettiamo troppo calcio nei tessuti, praticamente questo determina una vagotonia spinta. Questo non significa che non avete il simpatico, che il simpatico se ne va a casa. È sempre lo stesso discorso che abbiamo fatto nel confronto fra ormoni agonisti ed antagonisti. Avremo gli ormoni anabolici che in quel setting saranno più potenti, e quindi questo condizionerà una minore espressione degli ormoni catabolici. Stamattina, se Giorgio si è fatta una bella camminata col freddo, con l'aria all'aria aperta, quindi ha messo ossigeno, stimolazione simpatica da freddo, camminando ha stimolato il simpatico, quindi ha attivato tutto l'asse simpaticotonico. Ora si sta rilassando e quindi sta recuperando praticamente con la parte parasimpaticotonica, no? Sta recuperando l'energia che ha consumato stamattina. Siamo fatti da queste due modulazioni. Se Giorgio stamattina avesse bevuto 1 litro di latte prima di fare l'attività, avrebbe trovato qualche inceppo nei suoi muscoli, perché chiaramente questo meccanismo non setta bene l'utilizzo dell'ossigeno, perché qua si parla sempre di ossigeno, perché se c'è acidosi, ebbene, ricordatevi che gli studi fatti da un grande studioso, che io ho seguito una parte della relazione fantastica l'altra sera quando Giorgio ha fatto quella serata con il dottor Miceli, ebbene, su quelli che hanno scoperto il metabolismo delle cellule neoplastiche, ebbene, pensate che questo stato di acidosi comporta una sofferenza alla base di quello che poi diventa un terreno psicotico, dove nel terreno psicotico del carbonico poi si sviluppa, tra le altre cose, anche la neoplasia. La neoplasia psicotica che si differisce dalla neoplasia luettica, perché la neoplasia psicotica è una neoplasia d'accumulo. E quindi l'alimentazione al carbonico. Il carbonico ha una ridotta capacità di bruciare zuccheri semplici per ipotiroidismo, perché abbiamo studiato nelle scorse slide di ottobre, vi ho messo una slide interessantissima che diceva che l'ormone tiroideo coniuga la sua azione con l'insulina, favorendo e attivando il metabolismo endocellulare dell'insulina. Per cui se noi siamo in un terreno ipertiroideo, bruciamo più velocemente gli zuccheri. Se siamo in un terreno ipotiroideo, li bruceremo più lentamente. Ecco perché ci troviamo tante persone che hanno l'ipotiroidismo, e poi hanno l'iperuricemia, e poi hanno l'ipercolesterolemia, e poi hanno il diabete, e poi hanno l'ipertensione. È chiaro. Poi prendono 18 farmaci e chiaramente costano allo Stato, poi lo Stato non può investire per i biologi, i nutrizionisti, negli studi medici, perché costano tanto, costerebbero molto di meno, no, allo Stato se mettessero migliaia di biologi nutrizionisti, visto che io ne ho formati una centinaia, no, per tutti gli studi medici di famiglia, obbligati i medici di famiglia a fare un percorso nutrizionale per tutti i pazienti, visto che qui vedrete che può mangiare biotipologicamente il carbonico, il sulfurico, il fosforico e il fluorico con certe caratteristiche, e quindi probabilmente arriveremo a una medicina che fa anche risparmiare, il che non sarebbe male, no? Perché probabilmente quel risparmio, se utilizzato intelligentemente, potrebbe, che ne so, fornire nuove risorse sanitarie, considerando che ce ne sono talmente poche che io stasera, dopo che finisco con voi, devo andare a fare il turno notturno, perché prima mi ha comunicato un collega che non sta bene e non si trova un altro collega per fare il turno notturno. Ci siamo ridotti a questo, che non abbiamo più medici, e questo dovrebbe essere anche, vedete come questa medicina personalizzata si collega al sociale, si collega alla salute vera, perché salute vera non è solo stare bene in maniera egoica.
stare bene tutti insieme, perché io oggi chiaramente sono un po' turbato da questo turno che mi è uscito e che sinceramente non ci pensavo proprio, perché poi ce n'ho un altro anche domani sera. Però purtroppo non possiamo lasciare una clinica con 80 vecchietti da soli tutta la notte, peraltro ubicata in una zona abbastanza isolata. E quindi vi dicevo, quando noi dobbiamo alimentare il carbonico, dobbiamo tenere questi aspetti. Tenere conto di questi aspetti, perché la ridotta capacità di bruciare zuccheri semplici è anche collegata all'ipogonadismo, che riduce la massa magra, e quindi nel tempo queste persone diventano sarcopeniche, e più zuccheri vi fate mangiare, e più diventano grassi. Allo stesso tempo abbiamo un soggetto con metabolismo idrogenoide, e quindi chiaramente questo metabolismo idrogenoide anabolico, anaerobico, ancora di più predispone nel suo setting una ridotta capacità di bruciare zuccheri, collegati poi a questo quarto elemento che è l'iperinsulinismo, che peraltro determina anche un aumento della leptina, delle citochine, del tessuto adiposo, e diciamo la leptina a sua volta, la leptino sensibilità di questi tessuti porta la resistenza immunitaria tipica di queste costituzioni, ma allo stesso tempo la leptina sensibilizza i tessuti all'insulina e quindi chiaramente favorisce l'iperinsulinismo. E quindi che tipo di dieta possiamo pensare? Una dieta metabolica e disintossicante, una dieta per disbiosi, micotica o per le forme miste, un'eliminazione di cibi che non vengono tollerati, ma non per tanto tempo, per 2-4 mesi. Giova sicuramente associare esercizio fisico, quindi in una ricetta del carbone. Quando io parlo di dieta metabolica, è una dieta a basso indice glicemico, a basso carico glicemico, a ridotta acidosi. Va bene? Giova associare esercizio fisico, cioè nelle prescrizioni dovete dare non solo la dieta, ma anche la cura del terreno. Giova associare esercizio fisico. E intorno ai carboidrati e usarli più integrali che raffinati, anche per minor stress ossidativo, e cercare di aumentare l'utilizzo delle proteine. Chiaramente col supporto integrativo si può migliorare la performance del metabolismo anabolico proteico, che in questi soggetti non è molto orientato, e questo chiaramente può favorire chiaramente un miglioramento della qualità dei tessuti del carbonico. E portare nel tempo, e questi soggetti sono soggetti che hanno le modifiche in tempi medio-lunghi. Non potete pensare che un carbonico perda tanto peso o migliori la sua compliance alimentare in poco tempo. Il miglioramento degli esami, la pressione che si abbassa, la glicemia che si abbassa, il colesterolo che si abbassa, il fegato che migliora, l'acido urico che scompare, sono parametri che noi possiamo migliorare. E io, credetemi, durante i miei 24 anni di lavoro in ambito di medicina sistemica ne ho guariti, ne ho migliorati tantissimi, va bene? Però vi garantisco che ci vuole del tempo, quindi dovete essere chiari. Dovete essere chiari e dovete avere l'aiuto empatico della famiglia, perché il paziente è poco compliante, il carbonico è poco compliante, il carbonico si sveglia di notte e mangia, ha bisogno di mangiare perché ha un sistema ipotalamo ipofisario a bassa reattività, e quindi chiaramente attraverso il cibo, mentre i sistemi ad alta reattività come il fosforico, come il solfurico si adattano facilmente a un'alimentazione differente, il carbonico questo lo ha con maggiore difficoltà. E quindi è importante questo suggerimento che vi do, perché dovete lavorare in maniera diversa col carbonico, rendendovi amici tutta la sua famiglia. Chiaramente questi sono altri consigli: aumentate il consumo di acqua e verdure. Chiaramente preferite carni bianche, le rosse, pesce, uova, chiaramente soprattutto per lo stress ossidativo, per la presenza anche, tra virgolette, di sostanze più tossiche. È consentito anche un bicchiere di vino a pasto, certamente non li togliete completamente la parte edonica del cibo. Dissociate in brevi periodi, fate anche una dissociativa per migliorare il pH digestivo. Dal secondo mese potete iniziare a reintegrare i carboidrati, anche i latticini, piano piano, però cercando sempre di migliorare la qualità di performance del sistema con l'integrazione e anche con i suggerimenti di tipo di attività per quanto riguarda l'attività fisica. Passiamo a un'altra costituzione che da un punto di vista alimentare richiede un importante impegno, la costituzione sulfurica. Vedete, sulfurico, mesodermico,
potente e aerobico, vedete, normolineo, mano quadrata, è uno tosto, grande torace, ampio torace, per ricchezza di tessuto cardiovascolare, di tessuto polmonare, vedete, cute calda, caloroso, ricco di energia, è un trofico con struttura scheletrica robusta, con arti corti, un brevilineo stenico, torace sviluppato, un ipertricotico e quindi un iperandrogenico con ipertrofia muscolare. Può essere uomo o donna che sia, Però il sulfurico, ricordatevi, il soglietto mesodermico da cui origina il sulfurico, dà origine a sangue, ossa, muscoli, tessuto connettivo, soprattutto ghiandola surrenalica e poi gonadi. E quindi capite, questo è un soggetto gonadico, ricco di androgeni nell'uomo e di progesterone nella donna, quindi sono persone massicce, va bene, diciamo così. Nel sulfurico grasso ci sono delle differenze metaboliche rispetto al sulfurico neutro, perché al normotiroidismo del sulfurico magro, del sulfurico neutro, si associa invece un lieve ipotiroidismo. C'è sempre un ipercorticosurrenalismo, diciamo che sul sulfurico grasso si assomiglia più al carbonico. Chiaramente non ha le caratteristiche del carbonico, perché è un ipergonadico. La simpaticotonia nel sulfurico grasso è un po' più lieve. Il setting è un setting aerobio, tendenzialmente anabolico, cambia molto rispetto al carbonico. Quindi possiamo sfruttare questi aspetti per far dimagrire il sulfurico grasso o per aiutare il sulfurico grasso a migliorare la qualità e l'efficienza della sua macchina, vedere di migliorare la qualità della massa metabolica, diciamo quella attivata, che solitamente, quando vengono in studio da me, i sulfurici grassi hanno una riduzione della massa metabolica attivata, che normalmente noi giochiamo intorno al 60-65% per l'uomo, 48-55% per la donna come massa metabolica attivata rispetto alla massa magra totale, perché la donna rispetto all'uomo ha una massa magra inferiore perché ha più grasso biologicamente, per una questione proprio biologica, e quindi chiaramente nel sulfurico noi ci possiamo trovare di fronte nel sulfurico grasso alla necessità non solo di fargli perdere peso, ma anche di migliorare l'efficienza. Nel sulfurico magro siamo al polo opposto, dove al normotiroidismo del sulfurico neutro si associa un lieve ipertiroidismo con una lieve ipersimpaticotonia, sempre in uno sfondo di iperpituitarismo, soprattutto iperattività ipotalamo-ipofisaria, e sempre contrassegnato però da un ipergonadismo che è proprio tipico del sulfurico e che quindi differisce il sulfurico magro dal fosforico, cioè il fosforico rispetto al sulfurico magro non è un ipergonadico. Sulfurico magro è anche ipergonadico, con normosurrenalismo e non un ipersurrenalismo, perché fondamentalmente il sulfurico magro non ha questo grande setting surrenalico. Ha un buon surrene, ma non è un ipersurrene, tipico molto invece del sulfurico. Allo stesso tempo, il sulfurico magro, che nella sua espressione più emblematica viene definito muriatico, ha un metabolismo non anabolico come il sulfurico grasso, ma catabolico, sempre in uno sfondo aerobico. E quindi qual è la localizzazione adiposa del sulfurico, soprattutto del sulfur grasso? La localizzazione adiposa è nell'addome, nei glutei e nel bacino. Il sulfurico, quando ingrassa, ingrassa molto a livello addominale. Sedi secondarie sono la zona glutea e la zona del bacino, soprattutto per quella è una zona che va a rappresentare soprattutto un cedimento del surrene. Mentre l'addome viene a rappresentare soprattutto a livello, diciamo, proprio morfogenetico, a livello proprio fisionomico, il grasso addominale, che tipicamente nel sulfurico è detto a mela e non a pera, come invece vedremo nel fosforico, abbiamo proprio la condizione di iperinsulinismo che favorisce questa problematica di adiposità. Il sulfurico, mentre il carbonico abbiamo detto è un diesel, il sulfurico è un turbo diesel, perché è un terreno acido ridotto con acidificazione connettivale e con accumulo progressivo di sodio e di calcio. Quando accumula sodio, chiaramente questo per colpa del cortisolo,
Praticamente questo comporta una condizione di imbibizione tissutale, di edema tissutale, e lo si vede quando si fanno le BIA in questi pazienti, che il rapporto acqua intracellulare, acqua extracellulare si modifica, cioè una ritenzione importante, anche se non corrisponde a un adeguato aumento di peso. Lo stesso dicasi per l'accumulo di calcio. Accumulandosi calcio per l'acidificazione connettivale che porta a un iperparatiroidismo funzionale, chiaramente questo determina una sofferenza ipossica, perché la calcificazione a livello tissutale non fa esprimere da un lato l'ormone tiroideo, che è importante per l'utilizzo dell'ossigeno a livello cellulare, e quindi questo porta chiaramente il sulfurico ad aumentare di peso per due condizioni: da un lato per un eccesso di surrealismo e quindi per un eccesso di cortisolo, e il cortisolo è un ormone che, se viene prodotto in eccesso, fa ingrassare, perché mangia proteine, mette acqua, riduce l'efficienza energetica dei tessuti e quindi cambia il metabolismo della persona. Ecco perché della persona dovete curare tutto, dovete curare il livello di stress. Se il sulfurico continua a stressarsi, potete fargli fare tutte le diete che volete, ma il sulfurico ingrasserà facilmente o si infiammerà, perché qua stiamo parlando comunque di infiammazione. E che cosa dobbiamo eliminare se abbiamo di fronte, per esempio, un sulfur grasso? Al di là di quello che può venire fuori poi dai test come l'S-Drive, poi vedremo qualche caso di sulfurico, un indirizzo orientativo deve essere quello che vi do qui. Riducete molto le proteine solforate della carne suina e derivati. C'è una crisi dello zolfo nel sulfurico. Allo stesso tempo, chiaramente, no? Se il sulfurico sta ingrassando, non caricate di carne suina, ricca peraltro di acido arachidonico. È un elemento molto importante che viene fuori dal test del bulbo, no? Il rapporto fra acido arachidonico, EPA e DHA, cioè fra gli omega 3 e gli omega 6. E in questo caso è molto interessante andare a vedere in alcuni come questo, diciamo, questo rapporto viene ad essere invertito. Lo stesso dicasi come alimenti da eliminare: il latte e derivati, il lievito, per lo stesso motivo di cui parlavamo prima, nel carbonico, il lievito per le micosi intestinali e per le parassitosi, i farinacei per l'acidosi e la fermentazione acida, le uova, soprattutto per la ricchezza di acido arachidonico, e il sale da cucina, per eccesso di sodio nei tessuti e peraltro per presenza anche di acidosi. Nel sulfurico grasso c'è un alto livello di attività psicomotoria, e quindi c'è un atteggiamento empatico del paziente. Perché il soggetto sulfurico fa obesità? Da un lato per l'iperalimentazione, che è legata a un'esuberanza iperfagica, la fame di origine culturale, vaccina con amici, è facile a frustrazioni ambientali affettive, e quindi mangia per dimenticare uno stress, per allontanare da sé uno stress, per il blocco dell'attività fisica. Questo succede molte volte. Per inibizione esogena, troppo lavoro, troppi impegni, e anche per disepatismo e disinsulinismo, per una condizione proprio che nel sulfurico, nel tempo, tende a presentarsi, perché il sulfurico tenderà a soffrire sul fegato e tenderà, soprattutto nel suo metabolismo ormonale, man mano che va sempre più in ossidazione, a creare un iperinsulinismo reattivo legato sempre al fegato. Si chiama iperinsulinismo metabolico, legato all'attività del fegato, che va peraltro facilmente in steatosi nel sulfurico. L'alimentazione del sulfurico grasso, vedete, preferisce grassi e proteine, perché sono ricche di zolfo, soprattutto proteine animali, in particolar modo la carne di maiale, quindi tutti i suoi derivati, i carboidrati complessi, i condimenti, il cibo piccante, il sale, gli alcolici e il vino. Il sulfurico, che ha un grosso metabolismo anabolico-catabolico, ha una grossa fase digestiva, è capace di mangiare tutto, è il godereccio della tavola. E in questo caso, chiaramente, questo che cosa comporta l'utilizzo di tutti questi alimenti? Una tendenza all'intossicazione. Il sulfurico manifesta attraverso la psora che abbiamo, fra virgolette, presentato stamattina. Quando ci troviamo di fronte qui, alimentazione, scusate, non è venuto sulfurico magro, nel sulfur magro un turbo diesel, aerobico catabolico, anche in lui dovete considerare la carne suina, il latte derivati, i lieviti, i farinaci, le uova, il sale da cucina,
solanace, dovete pensare alle solanace ricche di solanina, pomodori, patate, peperoni e melanzane, che possono dar fastidio soprattutto nel sulfurico amargo, e alimenti ricchi di stamina, maiale derivati, formaggi fermentati, bevande fermentate, tonno, alici, sardine, salmone, cibiscatole, e anche alimenti staminoliberatori, albume, molluschi, fragole, cioccolata, noci, mandorle, lenticchie, fave, caffè, perché vi trovate di fronte a soggetti che sono iperistaminergici. Quindi quando c'è la componente magra, spesso la componente sulfurica, quando va verso il grasso, mette grasso come scompenso, come fase psorica, cioè c'è una turba metabolica. Quando invece abbiamo il sulfurico magro, la componente magra, fosforica, più sensibile, più neurosensoriale, più diciamo da somatizzazione, comporta una modalità reattiva che spesso si manifesta attraverso gli elementi yang, soprattutto lo stomaco, soprattutto il colon, e poi chiaramente molto sulla pelle, e quindi considerate anche questi suggerimenti come suggerimenti che possono orientare a migliorare la qualità di performance di un sistema metabolico come quello del sulfurico magro attraverso l'introduzione di un cibo, e poi test come l'S-Drive possono complementare, perché voi dovete sempre partire dalla biotipologia, e poi la biotipologia attraverso l'analisi dell'S-Drive vi può aiutare a inquadrare la nutrizione attraverso i diversi aspetti che anche l'S-Drive propone nella sua, proprio nel suo, nella sua completa gestione della salute e del benessere del paziente. Nel sulfurico la dieta, vedete, può praticare il digiuno per qualche giorno, quindi il sulfurico è uno di quelli a cui proporre, per esempio, l'alternanza delle fasi di digiuno a fasi alimentari. E quindi la dieta, tendenzialmente quella metabolica, quella ipocalorica, possono andare bene per alcuni periodi, con percorsi combinati, ipocalorica, metabolica, chetogenica, ipocalorica, metabolico, fare la chetogenica per un po' di tempo. Quindi dovete gestire il sulfurico, che è un sistema molto dinamico ed è un sistema in qualche maniera di cui potete utilizzare moltissimo la sua compliance e potete utilizzare moltissimo la sua risposta biologica. E considerate, se il sulfurico ha anche una fase astenica, dove ormai si è esaurito, anche un programma dietologico iperproteico della durata massima di 20 giorni può essere in qualche maniera di aiuto, così come delle diete disintossicanti e antiossidanti, considerando che aumentando i cibi più energetici, riducendo il carico acidogeno, molte volte nel sulfurico si ottengono risultati brillanti. Un'altra dieta che io consiglio nel sulfurico è quella immunologica, in cui andiamo ad eliminare i cibi non tollerati, soprattutto quelli ricchi di stamina o staminoliberatori, e comunque molte altre diete orientate per esempio per disbiosi. Nel sulfurico abbiamo di più una prevalenza di parassitosi, e quindi una dieta antiparassitaria con cibi che per un mese, il tempo lunare, 28 giorni di attività dei parassiti a livello del nostro intestino, praticamente va fatta una dieta per 28 giorni in cui si abbassano i livelli di cibi pro-parassitari e quindi si aiuta ad abbassare il livello di disbiosi, e questo comporta un abbassamento dell'attivazione TH2, che poi vedremo in un caso clinico che vi ho portato, e l'attivazione TH2 favorisce l'abbassamento del livello di cortisolo, del livello di stamina, quindi riduce l'atteggiamento metabolico a gonfiarsi, l'atteggiamento metabolico a diventare diciamo più infiammati e soprattutto a non rispondere alle diete. Si aumenta anche l'apporto di verdure, si aumenta l'apporto di pesce, soprattutto nelle proteine, perché il pesce è portatore di fosforo ed è portatore di proteine fosforiche, proteine che favoriscono soprattutto l'ATP. Quindi bisogna aumentare il ciclo dell'ossigeno, aumentare anche l'apporto di legumi che sono meno acidogeni, inserire cereali integrali, moderare l'uso di grassi saturi e carni, ridurre e sostituire il sale da cucina. La frutta è meglio lontano dai pasti e si fa bere almeno 2 litri di acqua. Nel fosforico, siamo di fronte qui a una costituzione cranica, ectodermica, vedete, cranio prevalente, nato per pensare, non per mangiare. Voi dite, dottore, ma che c'entra il fosforico col cibo? Moltissimo, perché il fosforico, la nutrizione del fosforico è fondamentale per mantenerlo in equilibrio. Perché? Perché il fosforico è un meiofragico a livello digestivo, mentre il carbonico è un addominale, è un digestivo.
sulfurico ha un buon settico neuroendocrino per digerire ed è soprattutto riccamente ossigenato, con un buon tono neurovegetativo, quindi digerisce anche le pietre quando sei. Il fosforico è fragile a livello intestinale. L'intestino, i visceri intestinali, quindi il fegato con la bile, il pancreas, quindi succo biliare, succo pancreatico, succo gastrico, subiscono delle perturbazioni perché sono soggetti microsplanchnici, sono soggetti con pochi visceri digestivi, con poca quantità di viscere digestivo e con scarsa attività. Non sono riccamente secretivi, vanno facilmente verso la secchezza delle mucose. Quindi non sono sulfurici, non producono secrezioni, non hanno una grossa regolazione neuroendocrina, anzi le somatizzazioni, soprattutto nel cervello di pancia, sono molto dannose in queste costituzioni. Per cui il cibo è fondamentale per garantirne un miglior equilibrio, per garantire al fosforico di avere una, diciamo, alimentazione consona all'atteggiamento tubercolinico della diatesi, che è un atteggiamento a iperconsumare energia, a demineralizzare, a togliere proteine, va bene? Quindi nel fosforico noi dobbiamo riempire, quando il fosforico è in atteggiamento tubercolinico, ve l'ho detto stamattina, non drenate, riequilibrate, nutrite, date minerali, date aminoacidi, date ossigeno, cioè non dovete togliere, dovete dare. E quindi per riparare, e riparate anche il microbiota, che ora vediamo che cavolo di danni succede nel microbiota di un fosforico che non sopporta l'acidosi, mentre prima abbiamo visto il sulfurico che vive in ambiente acidosico, il carbonico lo genera l'ambiente acidosico. Qua siamo in un ambiente alcalino, quindi questo soggetto con tutte le caratteristiche che qui leggete, inutile che ve le rivedo, le rileggo, le abbiamo fatte la scorsa volta, avrà delle modalità di introduzione del cibo che saranno condizionati intanto dal settimo metabolico e quindi è un ipertiroideo, quindi brucia tutto. L'ormone tiroideo attraverso l'ossigeno brucia grassi, proteine e carboidrati. Poi ha una tendenza anabolica molto ridotta. Quindi se questo va sotto stress e cerca di surrogare col surrene, perché le fasi di stress, di regolazione secondo la sindrome, l'adattamento generale di Hans Rey, e ci dicono che una prima fase di risposta viene affidata al surrene, ma se il surrene è debole da un punto di vista cortico surrenalico, non c'è un grosso recupero anabolico. Quindi questo soggetto perde che cosa? Tessuto magro, può anche ingrassare, perché anche la tiroide si va in un certo momento a sfiancare, ma quando ingrassa un fosforico sarà quello più difficile da far dimagrire. A me è capitato di visitare in tanti anni tantissimi fosforici che ingrassano, sono quelli più difficili da far dimagrire, perché il setting ormonale non è adatto al dimagrimento, al contrario per esempio del sulfurico. E questo è molto importante, perché non bisogna poi agire solo sul cibo, perché vedremo il fosforico, il tubercolinico, ha bisogno di altro, e soprattutto tenete presente che ha un'iperattività del sistema limbico diencefalico. Quindi è un soggetto che gestisce molto l'aspetto affettivo, l'aspetto emotivo, per cui va compreso in quella direzione. Ci sono molti soggetti che vi diranno: dottore, quando io ero giovanissima, a 20 anni, ero magrissima, volete vedere una mia foto? E vi rendete conto come quella vita di quel soggetto che ha seguito una strada sbagliata da più punti di vista non è stata indirizzata bene, e quindi quando arrivano da voi, poi vogliono il miracolo. Qualche volta ci riesce, qualche volta no, però noi dobbiamo metterci nelle condizioni che non dobbiamo far arrivare le persone a quella condizione. Dobbiamo iniziare a curare cercando di lavorare sui sistemi di base e attraverso anche l'utilizzo di queste conoscenze, più l'utilizzo di esami fantastici come quello dell'S-Drive, possiamo arrivare molto prima a comprendere il funzionamento di un sistema metabolico e a orientarlo. Considerate che in adolescenza il fosforico tende al dimagrimento e quindi sarà l'anoressico, sarà il bulimico, sarà il soggetto con ipertrofia del sesto chakra, con una debolezza del secondo chakra. Quando non matura bene il secondo chakra, che finisce di maturare a 14 anni, si possono presentare queste problematiche. Sono problematiche collegate all'identità, collegate all'integrazione dei due emisferi. Lo sviluppo del secondo chakra collegato a quello del sesto,
migliora la capacità di comprendere bene chi si è e dove si vuole indirizzare la propria esistenza. Se questo avviene in maniera perturbata, i due emisferi sono dissociati, il litio, che è un minerale che viene molto dosato, diciamo, ed esce molte volte nell'estetrario, ci orienta, è uno dei minerali che ci orienta su questo disassamento dei due emisferi, dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro. Infatti, vedete nel fosforico, si possono avere episodi di iperfagia bulimica con fame nervosa da distress limbico diencefalico, una disendocrinia con tendenza a gestire le frustrazioni affettivo-sessuali mangiando, mangia cioccolata perché si sente vuota, ma mangia cioccolata perché non c'ha serotonina, gli manca il triptofano. Vedremo in molti S-Drive dove viene sempre riferito questo benedetto triptofano. Gli dobbiamo dare la giusta importanza, se in un sulfurico ha un significato, se in un fosforico ha un altro significato. E i fosforici, vedete, tendono a sviluppare intolleranze alimentari per insufficienza epatica progressiva, prevalentemente biliare. E la bile è importante perché produce un succo che permette la produzione enterica di microbiota sano, mentre in presenza di una bile alterata, l'atra bile, e succede molto spesso che i biliosi fosforici hanno una bile alterata, il primo sintomo che hanno è che gli fa male lo stomaco, o hanno reflusso, o non digeriscono, è un sintomo biliare o bilio pancreatico, oppure si gonfia la pancia, è molto tipico dei soggetti magri. Se voi conoscete pazienti magri, vedrete che molti di loro vengono a chiederci aiuto quando si gonfia la pancia, e si gonfia, perché questa alterazione di succo biliare comporta disbiosi intestinali, soprattutto con tendenza a sviluppo di candida e stipsi cronica. E perché stipsi cronica? Proprio per quella serotonina di cui parlavamo prima, perché la serotonina è un modulatore dei toni del ritmo neurovegetativo intestinale, e quando siamo in carenza di serotonina più facilmente diventiamo stitici, perché non si ha un'alternanza fra la fase di contrazione e la fase di rilassamento. E la nostra peristalsi, se funziona con contrazione e rilassamento adeguato, funziona adeguatamente. Se invece c'è un'alterazione, e quali sono i minerali interessati? Il calcio, il magnesio, il potassio. Sono minerali che condizionano la neurotrasmissione, quindi anche lì l'utilità del test S-Drive per andare a capire attraverso questi minerali e le loro funzioni se noi siamo di fronte a un disagio intestinale anche legato a uno stress acidogeno che comporta chiaramente la proliferazione fungina che molte volte viene fuori dal test del Bulb. Il fosforico ha una bassa compliance della dieta. Non potete dire al fosforico di fare digiuno, muore, è già un ipoglicemico e se gli togliete il cibo. E quindi per questo ha una bassa compliance della dieta. Anche questa con sindrome dello yo-yo, ma non per tendenza somatopsichica, come succede nel carbonico. Il carbonico, il corpo, informa il cervello e dice vai a mangiare. Qua invece siamo in senso proprio all'opposto, e d'altronde calcio e fosforo sono due minerali che hanno proprio una funzione opposta, sono a 180 gradi, sono proprio dalle parti alle antipodi, potremmo dire, no? E quindi chiaramente questa bassa compliance alla dieta con sindrome dello yo-yo per tendenza psicosomatica porta a gravi problematiche e a una gestione del paziente molto più complessa, dove spesso questo paziente nel mio centro viene gestito dal mental coach, viene gestito dalla nutrizionista, viene gestita da un'equipe. E perché il fosforico poi per alimentarsi, ma immaginate se c'è una candida, è in un setting ipoinsulinemico, quindi va in ricerca spasmodica di zuccheri semplici, di amidi, di cioccolato, anche per bassi livelli di serotonina, ipoinsulinismo, con ipoglicemia da stress e depressione ansiosa. E quindi c'è una tendenza al sovraccarico tossinico, con difficoltà emuntoriale, perché qua non abbiamo dei grandi emuntori, non abbiamo un grande fegato, non abbiamo un grande rene, non abbiamo un grande pancreas, non abbiamo un grande colon. Spesso sono stitici, spesso bevono poco, perché sentono freddo, quindi quando mettono l'acqua nel corpo si raffreddano ancora di più. I fosforici invertono facilmente il neurovegetativo e sono quelli che più facilmente sentono freddo, per cui se li fate bere e se ne vanno in crisi, perché quando mettete l'acqua, e l'acqua raffredda, infatti beviamo di più d'estate solitamente, non solo per la sudorazione, ma anche per la temperatura. E quindi la tendenza al sovraccarico tossinico con progressiva insufficienza epatopancreatica,
Il fosforico ha milza pancreas debole, milza debole, quindi sistema immunitario debole, per timo debole, e lo sappiamo dalla scorsa lezione che sono catabolici, sono simpaticotonici. Il timo è una ghiandola che struttura il tessuto linfoide, che poi si viene a trovare molto nella milza. E quindi che succede? Succede che se voi avete una tendenza fosforica, ipo-splenica, ipo-pancreatica, automaticamente potete surrogare, aiutare queste costituzioni nella digestione metabolica attraverso un surrogamento dell'attività bilopancreatica, quindi dagli enzimi, dagli sostanze che aiutano queste ghiandole a funzionare meglio. Allo stesso tempo dovete pensare a basificare il terreno, il self food è un ottimo rimedio per il fosforico perché lavora anche sul pH digestivo. Ma allo stesso tempo qua vi trovate di fronte a una costituzione iposplenica che quindi ha un basso criterio di tolleranza e più va sotto stress, più tiene dentro, più butta dentro e più fa con il sacchettino gioco, più si porterà a non digerire e a sviluppare i disturbi in campo alimentare. Poi capiterete al farmacista di turno, non si offendano i farmacisti che stanno qui, perché quelli che stanno qui stanno imparando. Altri farmacisti che conosco io, uno in particolare nel mio paese, invece approfitta della ignoranza, considerate ignoranza non è una parola negativa, si riferisce a ignorazio, cioè ignorare della gente, per consolidare con loro un rapporto che diventa un rapporto anche economico, perché giustamente consigliano poi dei prodotti che sono in quella farmacia, dove praticamente questi farmacisti continuano da 20 anni a fare il test di intolleranza, che non esiste. Avete capito che in un fosforico, se non curate il terreno, se non migliorate la reattività, non state curando niente, vi state ricariando la patologia, vi state determinando un blocco energetico, vi state determinando la malattia del futuro. Qui non si scherza, io non voglio fare il polemico, però vi devo insegnare la vera medicina, quella clinica, quella che probabilmente mi porta ad avere uno studio non pienissimo come quello del farmacista, ma io non sono geloso, ma vi dico, è solamente per una forma di rappresentazione di questo modello medico a cui io ci tengo e penso che lo percepite anche dal mio modo in cui io vi, diciamo, vi trasformo delle informazioni di questo genere anche in una materia molto, molto più, diciamo, empatica, va bene? E quindi vi dico una cosa importante: quando il fosforico verrà da noi, sapete perché verrà da noi? Perché dirà: dottore, sono ingrassato, e voi la vedrete e direte dove? E quindi la prima cosa che farà, vi farà vedere la cellulite, che è il difetto del microcircolo, soprattutto linfatico, e soprattutto per carenza dei tessuti connettivali, perché questo si mangia le proteine, si mangia i glicosaminoglicani, si mangia tutte quelle strutture che sono importanti per mantenere il connettivo in una fase di sonno e va in fase di gel, di gelificazione e forma cellulite. E per forza, emette tossine e il cibo diventa veleno. Il cibo che dovrebbe diventare medicina in questa costituzione diventa veleno. E la tendenza alla cellulite è anche associata a disordini di tipo mestruale, legati spesso a turbe psicoemotive, con amenorrea psicogene, assunzione di pillola perché ci sono degli squilibri a livello neuroendocrino. Parliamo spesso di soggetti che hanno un iperestrinismo relativo associato a un ipoprogestinismo e questo tende a portare queste costituzioni a soffrire di dismenorrea, a soffrire di amenorrea, a soffrire di disturbi del ciclo. E quindi l'alimentazione nel fosforico, che è un turbo, non è un turbo diesel come sul formaggio, ma è un turbo, non è un diesel, è un turbo anaerobico, aerobico, anaerobico, aerobico facoltativo, ma se pensate al turbo aerobico è più il muriatico, il sul formaggio. Questo è un turbo anaerobico catabolico che tende a sviluppare intolleranza alimentare anche per insufficienza epatica progressiva prevalentemente biliare, che comporta disbiosi intestinale con tendenza a sviluppo di candida, e anche qui correlazioni con le farine. E se pensate ai fosforici, quasi tutti hanno gluten sensibili. Ebbene, anche il test del bulbo lo convalida. E quindi l'astensione del consumo di gluten per gluten sensibility. Parliamo di gluten sensibility perché c'è un terreno candidosico, c'è un terreno pieno di muffe. La candida ha
un epitopo paragonabile all'epitopo conformazionale della candida, sono 12 aminoacidi presenti nella parete da candida, quando si attiva la candida, quando la candida da biogena diventa patogena, e questi 12 aminoacidi che formano un epitopo di tipo conformazionale non tridimensionale comporta una reazione del sistema immunitario del GALT, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che è chiaramente correlata a tutto il MALT, e quindi il sistema non solo riconosce nemico la candida, ma riconosce nemico anche il glutine, e quindi si crea una gluten sensitivity, cioè la gluten sensitivity, che poi può diventare celiachia in soggetti predisposti, HLA di Q2 di Q8, che potete verificarlo attraverso un test genetico, ma la gluten sensitivity si manifesta, e questo viene fuori anche spesso dal test del Burgo, si manifesta anche e soprattutto perché ci troviamo di fronte spesso a tipologie che hanno un traumatismo, una ferita da abbandono o una ferita da rifiuto, che ha molte correlazioni con l'intestino del fosforo. Altri cibi che dovete pensare quando curate un fosforo non vi si va a diventare sono le solanace, per la correlazione con acidosi e flocosi, il latte e derivati, ma il digiuno non è praticabile. La dieta deve essere soprattutto disintossicante, antinfiammatoria, con dissociazione, ma si fa mangiare poco e spesso il fosforico. Spesso dobbiamo fare anche una dieta del disbiosi, ma non la fate durare più di un mese. Usate il criterio del tempo immunologico, il tempo immunologico è il tempo di maturazione di un linfocita. Un linfocita matura in 28 giorni. Un sistema lunare, quanto una luna. Per cui inutile che andate a togliere tanti cibi, il fosforico è già magro, spesso poi vi dirà che dimagrisce ancora di più. Quindi cercate di lavorare in maniera funzionale, eliminando chiaramente le intolleranze, ma semplificate la dieta, più qualità che quantità. Aumentate l'apporto di cereali non raffinati, se c'è il glutine, chiaramente scegliete quelli con gluten sensitivity, e quindi farine alternative senza glutine, come la farina di riso, il mais, l'amaranto, la quinoa, il grano saraceno, eccetera. Aumentate l'apporto di pesce, di frutta e verdura. Fate bere 2 litri di acqua al giorno, riducete l'apporto di sodio, perché presentano maggiore quantità di liquidi rispetto alla massa grassa per blocco linfatico. Se noi andiamo a vedere spesso la BIA di questi pazienti, hanno poca acqua intracellulare, cioè sono soggetti disidratati, il secco del fosforico, ma hanno spesso acqua extracellulare. Ancora peggio, perché la poca acqua intracellulare blocca il mitocondrio, quindi non fa produrre energia. Infatti un sintomo tipico del fosforico è proprio la stanchezza, è proprio l'astenia, manifesta frequentemente, tanto che dice: dottore, ma io mangio, però mi sento stanco, mi sento sempre stanco, mi sveglio stanco. Riducete l'apporto chiaramente di sostanze tossiche come alcol e bevande zuccherate, garantite spuntini frequenti per la tendenza ipoglicemica. Obbligo al pasto serale, mi raccomando. Il fosforico è un catabolico, la sera ha bisogno di mangiare, non è un parasimpatico tonico dove l'insulina va nanna la sera. Il fosforico spesso ha uno switch del cortisolo, è attivato la sera, quindi fateli mangiare, così la notte producono serotonina, soprattutto se ne è introdotto proteine. Normalizzate il consumo di carne, uova e legumi, e coccolate soprattutto il paziente, perché c'è bisogno in questi pazienti di un buon rapporto medico-paziente. Nel florico, e chiaramente le tre costituzioni che abbiamo descritto fino ad ora a livello nutrizionale sono tre costituzioni interessantissime, qua parliamo di una costituzione aggiuntiva, la costituzione florica, che si associa più facilmente perché è la variante patologica della fosforica, ma possiamo trovarla anche la componente florica nel solfurico, la componente florica nel carbonico. Fondamentalmente, chiaramente, quindi ci possiamo rifare a tutto quello detto prima, tranne che il fluorismo, costituzione patologica derivata dalla fosforica, inteso come possibile nota rilevabile nel soggetto fosforico, presenta una condizione di estremizzazione di alcune delle caratteristiche elencate in precedenza per la costituzione fosforica. Quindi il fluorico non avrà le intolleranze, sarà peggio, sarà quello che non potrà mangiare più niente, sarà quello che svilupperà i più grossi disturbi di campo alimentare. Nella condizione fluorica c'è un DIS, c'è una incapacità proprio a tollerare, c'è un'incapacità proprio a metabolizzare, e quindi
presenterà un'accentuazione delle tendenze allo sviluppo delle intolleranze alimentari, e in particolar modo nella condizione florica potete trovare molto più facilmente la sensibilità multipla, chimica, a metalli tossici, al nickel. Molte nickel sensitivity sono floriche o sono attivate da un'energia florica. Molte intossicazioni da metalli tossici, perché il metallismo è tutta la parte, diciamo, di sensibilità chimica, ha molto a che fare col florismo. Quindi quando noi troviamo nel test del bulbo una condizione, nell'S drive, una condizione di intossicazione da metalli, da nickel e da sostanze chimiche, dobbiamo pensare anche all'attivazione di una nota florica nel determinare una sindrome di intestino a colabrodo, nel portare avanti poi problematiche di, diciamo, modulazione dei cibi nell'ambito del sistema di tolleranza, che normalmente, se nel fosforico è un sistema molto sofferente, nel florico è veramente un sistema precario. Motivo per cui chiaramente vi invito a gestire molto meglio le costituzioni alimentari floriche e fosforiche nella gestione di un turnover dei cibi, senza lasciarvi andare a diete per tutta la vita, perché non esiste la dieta per tutta la vita, perché il cibo, come diceva Ippocrate, può essere in qualche maniera, talora può essere veleno, ma la maggior parte delle volte è un farmaco, è una medicina. Per cui dobbiamo valorizzare il cibo per il buono che ha, no? Lo diceva anche il dottor Mauro Mariani, no? Quando ha parlato del body burn, no? E quindi anche all'ultimo convegno che avete fatto a Montecatini, no? Quindi, cioè, noi dobbiamo valorizzare un'idea di cibo dinamico, un'idea di cibo in cui dobbiamo lavorare per step. Io vedo ancora, dopo 25 anni che pratico, no? Vedo ancora gente che fa semplicemente eliminazione. E non è possibile. Non possiamo continuare a eliminare tutto. Dobbiamo gestire con intelligenza. Oggi abbiamo la possibilità di utilizzare più risorse, di poter conoscere più risorse, di poter integrare, di poter capire anche attraverso queste informazioni quelle che sono le forze, ma quelle che sono le meioplagie, di poter comprendere anche l'attività dinamica del sistema. E stamattina abbiamo visto attraverso le diatesi come possiamo fermare una tendenza. Se ho un carbonico, la necessità di drenare è obbligatoria. Se ho un fosforico, non ho necessità di drenare, ho necessità di implementare, ho necessità di integrare, ho necessità di potenziare. Perché solo così, attraverso questo, noi possiamo personalizzare, cioè possiamo fare quella medicina antropocentrica dove la personalizzazione porta anche a un riconoscimento di un'identità, e questo sicuramente è l'introduzione anche a qualcosa che ha a che fare con l'umanizzazione della medicina, che deve essere uno dei primi obiettivi di chi, come noi, decide di fare questo tipo di percorso. Perché anche queste sono scelte, e quando si fanno queste scelte, sono scelte che devono avere in sé le tre C, devono avere in sé le tre C della consapevolezza, della coscienza e della coerenza. E se voi avete il collegamento continuo con queste tre C, vi garantisco che non sarete mai soli, perché molti che poi scelgono di fare questa professione, o una professione che serve solamente al guadagno, vi garantisco che diventano esseri solitari. E non è bello, perché il bello è il condividere, e come oggi lo stiamo facendo, e soprattutto il trasformare, e soprattutto il donare. E penso che questo, almeno attraverso il mio modo empatico di conferire queste informazioni, l'ho percepito in pieno. La seconda parte della lezione di oggi è una panoramica su una serie di S-Drive, che praticamente sono degli ultimi 3 mesi, forse qualcuno è di luglio, luglio-agosto, no, forse uno solo è di agosto, il resto sono degli ultimi mesi, e ho ripreso a lavorare abbastanza bene. Allora, questo paziente è un paziente che ho visto un po' di tempo fa, è un sulfurico. Mi viene tramite un amico che lavora con me in una RSA vicino Bari, che mi dice: Bartolo, ho bisogno di farti vedere mio cognato, che è un operatore del servizio scolastico, che dopo il primo vaccino AstraZeneca, ricordatevi che agli operatori scolastici fu fatto l'AstraZeneca, lui peraltro si è trovato con l'otto, quello incriminato, il primo vaccino AstraZeneca ha avuto problematiche
a livello neurologico, però il neurochirurgo ha detto no, non ti preoccupare, è una banale lombalgia, non c'entra niente il vaccino, lui si è sottoposto alla seconda dose, dopodiché è iniziato ad avere tremori, è iniziato ad avere una situazione che addirittura l'ultima diagnosi che le ha fatto un neurochirurgo, io ho visto la risonanza magnetica, è pieno praticamente di buchi nel cervello, cioè praticamente il cranio, il tessuto nervoso è bucherellato da zone di ischemia. Praticamente gli hanno detto che è una possibile SLA. Vabbè, è venuto da me, sto sul furico, godereccio, si vedeva tutto rosio, istaminico, al primo posto emozioni, beh, ci credo, ha un sulfurico che inizia a ridurgli la motilità perché comunque ha un'ipocinesia all'emirato destro, chiaramente non può fare quello che faceva prima, ne faceva 3.000 cose. Poi vedete emozioni intestinali, sistema ormonale, sistema immunitario. Chiaramente mi ha incuriosito andare a vedere il sistema immunitario. Vedete, questa è la pagina del sistema immunitario, un valore di 83 rispetto a 35 di limite, con, vedete, allora, intanto problematiche col glutine. Poi, come vedete, stress ambientale, un valore di 14, sostanze chimiche. Quindi, vaccino, punto interrogativo. Poi, un'alterazione dei marcatori antiossidanti. E quali marcatori? Tutti vascolari, guardate, polifenoli, flavonoidi, carotenoidi. Poi il selenio, un grosso micronutriente delle cellule nervose. Il selenio è uno dei minerali più completi. Considerate che il selenio permette a livello cellulare nervoso di far entrare l'ormone tiroideo, che viene detto l'ormone dell'intelligenza. E immaginate una carenza di selenio a livello cerebrale, come interferisca sull'attività di questo ormone. Invece è importante per far esprimere l'ossigenazione tissutale. E immaginate come possiamo avere dei danni consensuali. Un'alterazione degli acidi grassi, dei marcatori omega 3, omega 6 e poi soprattutto una problematica anche della regolazione del triptofano. E questo che cosa comportava? Anche diciamo, una sofferenza, diciamo, di tipo neuro trofico da parte della ghiandola pineale, cioè quando noi abbiamo una malattia infiammatoria cerebrale, dobbiamo pensare che la ghiandola pineale è la prima che soffre, perché la ghiandola pineale ha in sé insita la regola del ritmo, la regola dell'equilibrio, è la ghiandola dell'equilibrio, è una ghiandola importante. La carenza di triptofano può essere qui racchiusa in questo tipo di interpretazione. Quindi, come vedete, più elementi per poter lavorare su diversi aspetti e soprattutto un lavoro sulla barriera intestinale, dove che cosa viene fuori in più come elemento? Vedete? La presenza di parassiti. Parassiti, che poi vedete meglio, vedete, questo è il microbiota del paziente, abbiamo un'indicazione di parassitosi, cioè praticamente che cosa è successo? È successo che in un terreno sulfurico già un sulfur più grasso, pletorico, questo signore, si è creato un iper TH2 che quando è entrato il vaccino AstraZeneca, che è un vaccino di tipo diretto, sapete, non è un vaccino attraverso una vaccinazione mRNA, ma è una vaccinazione che attiva in maniera diretta la cascata infiammatoria, infatti per quello anche la prima dose creava effetti collaterali. La cascata infiammatoria tipica del Covid è la cascata TH2, quella che crea il danno vascolare, non la TH1. La TH1 è quella protettiva antivirale che quindi crea l'attivazione interleuchinica di tipo TNF, interleuchina 2, interferon gamma. E quindi è quella tipica di virus influenzale. Quella che differenzia il Covid è la TH2. È quella, la fase successiva, quella che ho avuto io con la vasculite polmonare, che in un giorno mi ha portato a desaturare, che mi ha portato in un giorno a essere intubato. Un giorno. E come fa una polmonite a farti intubare in un giorno? Una vasculite sì, perché si sono chiusi tutti i vasi, il mio didimero da 3.000 è passato a 27.000 in un giorno. È perché io ho una tendenza TH2, ce l'ho, lo so. È perché produco tanto cortisolo, lo so. E sono un ex calciatore, un ex atleta. Ora posso fare, faccio sport, ma non è più come prima. E quindi come me ne incontro tanti altri.
Quindi immaginate come, vedete, questa chiave di lettura ci permette ora di aiutare a più livelli, riduzione dei cibi istaminici. Beh, ha fatto una splendida lezione la dottoressa Greco sulla istaminergia cerebrale, sulla riduzione dei cibi istaminici nelle sofferenze cerebrali. Quindi, istamina, il lavoro sui flavonoidi, il lavoro sul microcircolo, sull'ossigenazione, sugli acidi grassi, sulla barriera intestinale. Beh, immaginate come possiamo fare molto piuttosto che fare niente. Selenio, beh, abbiamo il cell food, infatti a questo signore gli ho già dato diversi prodotti, poi lo rivedrò a 2 mesi e comunque l'ho fatto vedere questo caso fresco, poi casomai i in prossimi incontri vi terrò informato dell'evoluzione della sua patologia, perché così gli abbiamo dato una speranza in più, una speranza in più che significa anche probabilmente migliorare la qualità della sua esistenza, nonostante i danni subiti. Questa signora di 36 anni è una sulfurica con ute fluoriche, ha perso il papà all'età di 4 anni e quindi la madre è rimasta vedova, lei ha vissuto con la mamma, quindi la carenza di una figura paterna, lei ha, diciamo, avuto manifestazioni presentatesi dopo la sua unica gravidanza, che ha avuto un anno e mezzo fa. Dopo un'unica gravidanza, questa signora mi arriva in studio e dice che dopo la gravidanza ha notato che gli si gonfia la pancia, che non digerisce più come prima, che si sente più stanca. Certamente dice, dottore, c'è stato anche il periodo del Covid, ma io stavo in allattamento, quindi comunque. E cosa ha richiamato quella nota fluorica? La nota fluorica ha richiamato la terra, la radice, la tolleranza della radice, la tolleranza e la strutturazione di milza pancreas, quindi di un sistema che nutre attraverso il succo pancreatico la capacità di metabolizzare, e soprattutto il succo pancreatico è un succo alcalino. Quindi, se andate a vedere nel riepilogo qui, equilibrio microbico intestinale, sistema cardiovascolare, che non significa cuore, significa cuore energetico, come quello che ha spiegato ieri il dottor Fioranelli. Ok? Muscolo scheletrico, infatti si sente stanca, ma è anche in acidosi, scheletrico, metabolismo degli acidi grassi ed è infiammata. Stranamente, dal cleaning di micronutrienti, zinco, gli ormoni sessuali, manganese, lo stato ossidativo, calcio, l'acidosi, sodio, il surrene, quindi una serie di sistemi che sono andati in crisi e soprattutto il rilievo di funghi. Ma se vado a vedere il sistema immunitario 93, una farmacista giovane, una bella signora, che sta in crisi e sta in crisi a più livelli. Come vedete, lo stress ossidativo è enorme, quindi i marcatori antiossidanti qua dà un valore 29, c'è cioè un valore di 10 all'elettrosensibilità, sta sempre avanti al computer perché è rimasta in casa, non lavora da un anno e mezzo, perché comunque c'è anche il fatto della bambina. E poi soprattutto glutine, e vedete quando trovate glutine, pensate al maschile. Quando trovate latte, pensate al femminile. Quando trovate glutine, pensate al maschile. Il glutine è il pane che porta il padre. Padre, pane, padre, glutine, padre, maschio, il padre degli induisti, il padre che nutre la famiglia. Ok? Quindi dovete dare sempre. Qua parliamo di biofisica, dovete avere in testa un'idea di medicina sistemica, dove tutte le informazioni devono essere utilizzate e comprese e poi raggruppate. Va bene? È chiaro che è uscita nel mio studio, questa signora sta benissimo ora. Ieri mi ha chiamato il marito che già era stato curato da me un mese prima, un mese, 2 mesi prima. È un caso dove ho portato di un muriatico con note fluoriche. Va bene? Però ora la moglie sta bene, questa signora sta benissimo. Gli stiamo curando il microbiota. Vedete l'intestino 21 granulo, lo ripete. Vedete quanti funghi? C'ha pochi batteri, funghi patogeni. E questa che cos'è se non la riparazione? Questa è un'informazione che nella signora esisteva già prima. Perché questa è un'informazione riparatrice di un lutto, di un distacco, di una separazione. Attraverso il sistema immunitario, il nostro organismo trasforma la P di psiconeuroimmunoendocrinologia, cioè
cioè la P, la psiche, attraverso il sistema endocrino, attraverso il sistema neurovegetativo, condiziona l'attività del sistema immunitario. E quindi quando noi abbiamo, e questi sono i sistemi di Connor, i sistemi binari, quelli che poi hanno consolidato culture mediche, come per esempio quella di Hammer, no? Quindi dovete pensare che quando leggete un microbiota di un soggetto che ha avuto un trauma, ecco perché è importante, come dicevo stamattina, quando parlavamo di diatesi, raccogliere l'anamnesi del paziente. Perché hanno altri medici che cosa interessava che la signora che ha 37 anni ha avuto un lutto all'età di 3 anni? Non interessava niente all'altra medicina. A me è molto. A me quell'informazione mi ha fatto fare la differenza. E questo ha comportato che gli ho riportato la salute. Perché la signora aveva una problematica bilio-pancreatica. E quindi io gli ho nutrito la bile e il pancreas. E poi che cosa gli ho nutrito? Il tenere intestinale. Gliel'ho ripulito e gli ho praticamente cambiato anche l'alimentazione. Parliamo di una sulfurica e quindi questa mi risponde velocemente perché ha talmente tante risorse. Infatti mi dice, dottore, io non mi riconosco più. Io sono stata una donna energica, ho fatto di tutto nella mia vita. Ho lavorato, ho studiato, mi sono laureata e quindi ho fatto 3.000 corsi, ho lavorato con un'animatrice e poi mi è arrivata questa storia d'amore con questo ragazzo muriatico, un judoka di 1,90 m e praticamente si è sposata, hanno avuto un figlio, sono miei pazienti. Da anni, comunque quest'anno hanno avuto bisogno di questo aiuto e io chiaramente gli ho consolidato l'aiuto attraverso l'esecuzione di questo splendido test. Questo è un caso di una sulfur magra, vi ho portato due bulbi, scusatemi, è lo stesso caso, però questo è il primo, solo che è venuto dopo, in termini di tempo, questo è stato eseguito a maggio e invece questo qua, scusatemi, allora, qui sono stati messi in senso contrario. Allora, questa paziente è una sulfurica magra, ok? Questo S-Drive deve essere letto come secondo. Questo è il primo, questo è il test S-Drive e questa sulfurica magra io ho letto i primi di maggio. L'altro che vedrete l'ho letto i primi di dicembre. Allora, quando mi arriva a maggio, questa paziente, avvocatessa, 37 anni, ok, mi dice, dottore, io sto perdendo la testa perché sono ormai 10 anni da quando ho lasciato l'attività sportiva agonistica, sono stata una nuotatrice a livello nazionale, per ora continuo ad allenarmi, seguo un buon schema dietetico, mangio bene, più biologico. Cerco di stare attenta, però da quando ho cambiato lo stile di vita, soprattutto la città, perché lei è una ragazza di un paese della Valle d'Itria che si è trasferita in una città, ahimè, famosa, che inizia con la lettera T ed è pugliese, va bene? E quindi avete capito qual è questa città, Tarantabull, Taranto, va bene? E quindi questa signora vive, lavora a Taranto, fa l'avvocatessa. E praticamente viene da me perché si trova in un fisico di 1,75 m una decina di chili in più che lei non accetta perché è stata sempre magra. Quindi questi chili peraltro distribuiti soprattutto nella parte bassa, quindi distribuiti soprattutto dalle cosce, dalla radice, dal bacino in giù. Va bene? Quindi già questa distribuzione a pera già vi deve far richiamare un tipo di, diciamo, ghiandola endocrina che è la tiroide. Ma io faccio il test del bulbo, dico, guardi, lei mi arriva perché il suo compagno, che non è di qui, non è pugliese, è laziale, di Roma, praticamente è un mio paziente da anni, mi porta questa signora, io gli faccio il test e viene fuori questo quadro. Intestinale, sistema adrenergico, quindi sul rene midollare, sonno, quindi recupero durante le ore notturne non adeguato, sistema immunitario, quindi una flogosi, quindi un'immunoflogosi con barriera intestinale danneggiata, ma da che cosa? E vado a vedere a livello dei vari indicatori, le varie categorie, e trovo parassiti, funghi e muffe, quindi un sistema infiammatissimo, perché quando ci sono parassiti, funghi e muffe,
già ve l'ho detto un'altra volta, voi dovete pensare che un sistema che sta lavorando male sia sul TH1, che in questo caso viene letto dai funghi, dalle muffe, dalle spore, sia sul TH2, che viene letto dai parassiti, ma sotto a questa indicazione viene fuori metalli tossici. È lì che prende valore la sua vita a Taranto degli ultimi 7 anni. Lei è un'avvocatessa di un certo spessore, il troppo lavoro l'ha portata a vivere di più in questa città e quei metalli tossici vengono rilevati da questo test che vede anche un certo livello di infiammazione. Come vedete, 89 di valore con presenza di un valore 18 per quanto riguarda gli indicatori di resistenza, diciamo, microbica. Un livello di 20 per quanto riguarda i metalli tossici e l'elettrosensibilità, un livello di 20 per quanto riguarda intestinale e sonno, e poi quindi recupero notturno, soprattutto fase anabolica, un livello di 10 per quanto riguarda lo zolfo della cisteina, poi parliamo di una sulfur maga e triptofano. Cioè due elementi fondamentali, il triptofano, serotonina, essenziale per il funzionamento del simpatico, e la cisteina, lo zolfo, che è importante, ci sta segnalando un fegato un pochettino in crisi, no? E la presenza di metalli poi viene convalidata dal grafico successivo che li mette, li posiziona come stress ambientali dell'intestino, insieme ai parassiti e ai funghi, all'elettrosensibilità, con marcatori nutrizionali che riprendono la stessa cisteina, a cui si aggiunge la betaina, molto tipica di soggetti che soffrono a livello biliare, e si aggiunge il selenio, molto tipica di soggetti che soffrono a livello epatico. Quindi questa praticamente soffriva molto sul fegato detossicante, aveva una cattiva regolazione serotoninica, aveva un'intossicazione da metalli tossici, aveva soprattutto una condizione di flocosi cronica della barriera intestinale e lei praticamente sotto stress cronico, quindi cortisolemico, e quindi aveva surrogato completamente la midollare del surrene che si era scaricata come sistema adrenergico ed era andata in una fase yin, potremmo dire. È bastato riattivare un po' il suo yang, andare a togliere un po' di metalli pesanti, andare a ripulire la barriera intestinale, andare a ossigenare le cellule e questa signora ha avuto la perdita di appena 12 kg in 2 mesi. Va bene? È stato un risultato eccezionale di una donna che addirittura mi aveva chiesto di presenziare, e Giorgio lo sa, mi aveva chiesto di presenziare durante il convegno, il workshop che abbiamo fatto a settembre in Lunigiana, perché voleva portare dal vivo la testimonianza dell'utilità dell'S-Drive nella sua salute. Cioè per lei da quel giorno esisteva un solo idolo, l'S-Drive e chi lo aveva fatto. Del dottor Allegri, perché la ragazza spendendo poco, questo è molto importante, questo è un altro segnale etico, spendendo poco, visto che comunque era la compagna di un mio amico, di un mio paziente amico, io divento amico, non so, penso che sia un difetto di molti miei pazienti, no? Per empatia biologica, perché io comunque cerco di manifestare quelle che sono le mie qualità nell'espressione medica, non faccio il furbo che cambio per guadagnare più soldi, no? Beh, se un paziente mi sta simpatico, entro in empatia, entro in conoscenza, per me può anche non pagare, mi ha già regalato il sorriso, che è molto. E vi dico che lei non ha pagato moltissimo, e ha avuto una consulenza splendida, ha avuto anche un aiuto nutrizionale gratuito collegato alla visita. Beh, considerate che questo S-Drive, ora vedremo quello che ha ripetuto qualche giorno fa, perché poi è tornata di nuovo da me più volte, poi l'ho seguita a giugno, luglio, fino a settembre stava benissimo. Fino a settembre stava benissimo, ha migliorato tutti i parametri, non ha avuto poi la necessità di continuare la cura, anche se lei ha voluto continuare delle gocce che le avevo dato. Vabbè, alla fine mi ritorna dopo 2 mesi che non la sentivo a dicembre e mi dice: dottore, guardi, ho notato che ora ho rimesso 3-4 kg, perché da un lato sono stato monella, in che senso? No, perché non ho seguito più i suoi consigli di fare sport, di mangiare bene, perché sono stata sommersa dal lavoro. Sa com'è? Si sta riprendendo a vivere, io sono un avvocato, mi sono trovato tante cause indietro e praticamente il mio studio legale mi ha oberato di lavoro. E io l'ho vista in viso, questa signora, l'ho vista sofferente. L'ho percepita proprio in sofferenza di identità.
Ho detto, ma che sintomi hai? Dottore, non è come prima, quella stanchezza non ce l'ho più, però mi sento nervosa, agitata, confusa, ogni tanto annebbiata, non sono più lucida come ero quando sono venuto da lei, che lei mi ha fatto stare bene subito. Allora, facendo il test, vedete, sintesi proteica, e qua ci sono sempre proteine anomale che vanno in giro, perché c'è un catabolismo maggiore, c'è cioè soprattutto la presenza, vedete giù, di metalli tossici. C'era soprattutto segnalato, vedete, salute cerebrale. Quindi c'era un'infiammazione neurogenica, c'era questi metalli, avevano trovato non i suoi metaboliti endocrini, non i suoi organi come il fegato, dove erano andati praticamente a bruciare tutto il selenio, come quello che abbiamo visto prima, nel test precedente. Ma invece c'era una neurotossicità, quindi una neuroinfiammazione. Quindi ora io sto lavorando su quella neuroinfiammazione che ha abbassato il livello di guardia dell'organismo, lo ha infiammato, vedete il DHA, mentre prima avevate altri acidi grassi, ora è consolidato il DHA come acido grasso in disfunzione, che solitamente è molto tipico dei soggetti che hanno una cattiva salute cerebrale, come ha spiegato benissimo nella sua brillante lezione che abbiamo fatto anche in Lunigiana il professor Raja. Quindi è importantissimo andare a vedere anche i metaboliti che esprime il TSS Drive, soprattutto a livello di acidi grassi. E lo stesso acido linoleico è un acido molto importante per le cellule nervose. Lo stesso molibdeno, che dice che c'è uno stato intossicatorio. Lo zinco è un minerale molto importante per il cervello. Il rame è importante per soprattutto la sintesi proteica e il collagene. Il silicio, importantissimo per la capacità di anche resistenza renale. Il silicio è un grosso elemento che ci dimostra che c'è un rene solido. Invece c'era una sofferenza del rene che si riverberava come? Attraverso l'attività del cervello cranico che era infiammato, perché dovete considerare che il primo e il settimo chakra, il primo legge il rene, il settimo legge la parte spirituale, sono tra di loro interconnessi e in questo caso c'era uno squilibrio primo-settimo, quindi il settimo completamente confuso, in crisi, collegata al fatto che questa persona stava svolgendo un'attività che non gli piaceva, un'attività importante, quando dovete scegliere un lavoro, dovete scegliere un lavoro che vi piace, non dovete diventare vittime. Io gli ho chiesto alla ragazza, ma perché continui a fare questo lavoro che non ti piace? Dottore, sto cercando di cambiare, ma purtroppo sono vittima di un sistema. Sapete quante persone sono vittime di sistemi e poi si ammalano? Questa è la fortuna di avere la possibilità con l'S Drive di non ammalarsi più, però quando è venuta da me a maggio e stava in quelle condizioni, cioè il corpo già gli stava dando dei segnali molto forti. Beh, un sulfurico magro a un turbo diesel che sta andando come una 500, beh, considerate che ci sono molte componenti che stanno soffrendo. E comunque rispetto al primo, vi voglio far vedere la differenza. Questo è il microbiota della ragazza, della signora. Vedete, non ci sono più parassiti, non ci sono più muffe, non ci sono più funghi. Avete visto come è migliorato il microbiota? Vedete, il microbiota successivo, quello precedente era questo. E qua, vedete, è molto migliorato. Quindi il lavoro che abbiamo fatto, anche la barriera intestinale, siamo passati da 22, vedete, da 26, siamo passati a 14. Vedete, a livello di barriera immunitaria, da 89, qui il carico è 53. È diverso, però continuano i metalli tossici. Vedete, continua la problematica, vedete, con i metalli tossici qui. E col glutine che è comparsa, e quindi chiaramente anche lì, se continui a tenere i metalli e continui ad alterare la barriera intestinale, chiaramente ci possono essere delle problematiche connesse poi anche alla gestione delle farine, come abbiamo visto prima. Un altro esempio: questo è un caso di una giovane donna con problematiche importanti. Soprattutto in ambito emotivo, vedete, viene segnalata, lei purtroppo è afflitta da un'ipoacusia dalla nascita, che ha comportato grosse problematiche nella relazione sociale, nelle relazioni umane. E questa ragazza mi arriva tramite il papà,
separato, quindi già c'è una separazione ormai da 7-8 anni con la mamma. Il papà che mi chiede, che è un mio allievo, peraltro è anche un allievo della nostra scuola di yoga, praticamente questo professore di musica, mi chiede per la figlia più giovane, 24 anni, di essere aiutata perché lei, dopo che ha avuto, durante una visita che ha eseguito in una città, Caserta, dove c'è un centro dove lei si rivolge per le problematiche uditive, praticamente quel giorno è stata costretta a fermarsi in autostrada, in autogrill, a fare pipì, è iniziata a manifestare i sintomi di cistite. E quindi è stata sottoposta alla prima cura per cistite, alla seconda cura, alla terza cura, alla quinta cura. La mamma si è rivolta, dopo averla fatta vedere chiaramente da ginecologi, da specialisti, si è rivolta anche a uno psicologo perché aveva capito la mamma che c'era un'origine psicosomatica, ma il papà ha voluto che gli facessi praticamente il test, perché l'unico dato che avevamo era la positività alle Escherichia coli, quindi a un batterio. Peraltro lei aveva fatto tante terapie per la candida, per antimicotici, cioè aveva preso di tutto, antibiotici, che cose che non aveva preso. Quindi comunque dal test, vedete, è venuto fuori il quadro emotivo, infatti lei ora viene seguita dalla mia mental coach, l'equilibrio microbico intestinale e poi vedete il sistema cardiovascolare in una giovane di 24 anni, capite bene che c'è una dissociazione del cervello di cuore col cervello cranico e col cervello di pancia, e lo testimonia il fatto che c'è un'alterazione dell'equilibrio microbico intestinale con la presenza di batteri con un certo grado di infiammazione. Vedete, non è il sistema immunitario molto sconquassato perché si parla di una forma, in questo caso psorica, una forma lì è sulfurica con note fluoriche. Vedete, quindi l'abbiamo scritto, e quindi il fluorismo si è espresso attraverso il disagio emotivo che l'ha portata a manifestare questa sintomatologia, che chiaramente è stata curata per una cistite, ma non è solo quello, c'è una grossa componente psicosomatica. Io ho lavorato molto sulla psicosomatizzazione, chiaramente ho lavorato anche molto sulle Escherichia coli, gli ho dato in particolar modo una terapia Sanum, Escherichia coli, gli ho dato un po' di bioenergen, che dell'epinusa ce n'è un prodotto eccezionale per la barriera intestinale. Il papà è venuto l'altro giorno a fare yoga nel mio centro, vi garantisco che diciamo è felice perché la figlia ora ha trovato finalmente una soluzione, già stava prendendo di Dimannosio, già stava prendendo l'urologo a cui si è rivolto, gli aveva già dato il Dimannosio, gli aveva dato già il Cranberry, gli aveva già dato l'Uvorsina. Io le ho semplicemente tolto l'informazione delle Escherichia coli e lavorato con dei fiori di Bach soprattutto, che lavoravano sull'aspetto della vergogna, sull'aspetto un po', diciamo, della conservazione della salute, che era stata un po' perturbata in questa ragazza, che era una ragazza molto sensibile, immaginate una ragazza nata sorda, che è molto intelligente, e quindi la sofferenza, quando viene ad essere rimanifestata, chiaramente richiama soprattutto un terreno fluorico, luetico, e quindi si manifesta con le manifestazioni tipiche della LUE, che di cui abbiamo parlato stamattina, che sono anche soprattutto l'espressione nervosa della manifestazione. Ricordatevi, il luetismo si esprime a livello nervoso, a livello vascolare, e soprattutto il fatto che recidiva. Questo è il marito della farmacista, il muriatico con note fluoriche, un ragazzone, un uomo di 37-38 anni con 1,90 m, ben distribuito, ex atleta che ancora insegna arti marziali. E beh, viene da me perché dice: dottore, da quando ho avuto il Covid praticamente non digerisco più bene, mi sento sempre stanco, mi sento sempre debole. Si gonfia la pancia, io ho avuto sempre un fisico perfetto, beh, immaginate un muriatico, però dopo il Covid un po' ci siamo spaventati, perché quando ho avuto io il Covid mia moglie aveva partorito da poco, per fortuna lei, tra virgolette, protetta chiaramente dal sistema immunitario materno, chiaramente non l'ha avuto il Covid fortunatamente, invece lui l'ha avuto anche abbastanza importante come sintomo, è durato quasi un mese. Allora abbiamo fatto il test del bulbo. Come vedete,
sistema adrenergico, intestino, metabolismo degli acidi grassi e sintesi proteica. Quindi praticamente corrispondeva in pieno al suo quadro energetico, dove praticamente vedete a livello intestinale c'è la presenza di parassiti e di virus. E quindi allo stesso tempo anche i mediatori aminoacidici e antiossidanti dimostravano una carenza energetica, cioè questo muriatico, cioè muriatico gli togliete, il triptofano, cavolo, serotonina, e l'arginina, e beh, l'arginina io la do ai calciatori, la cisteina, quindi lo zolfo, e la carnitina, che anche la carnitina è un ottimo integratore neuromuscolare, è chiaro che si è scaricato. E poi si è andati agli antiossidanti, come vedete, coenzima Q10, avete detto niente, il mitocondrio, l'ubichinolo, sta soffrendo il ciclo dell'acido citrico, è tutto ciò che ci spiega Miceli, la produzione energetica della pila della cellula, quindi voglio dire lo zinco. Nello zinco di un uomo, in un uomo forma il testosterone, il sulforafano, come vedete, è zolfo, e parliamo del sulfurico magro per eccellenza del muriatico, poi le interferenze elettromagnetiche e poi alimenti. Come vedete, un sistema immunitario in allarme, dove comunque virus e parassiti hanno un valore di 16, dove hanno un valore di 12 l'intestino, dove ha un valore di 12 lo zinco e il coenzima Q10. Quindi basta che riparate questo, andate a depurare un po' il fegato, il signor Otto è guarito nel giro di 10-15 giorni. Gli ho curato una parassitosi, gli ho dato qualche prodotto per ossigenare, gli ho dato sicuramente il Bioenergen e questo signore, questa barriera intestinale così sofferente, non ce l'ha più. E quindi da quel punto di vista anche qui è stato utilissimo condividere il percorso, diciamo, diagnostico e terapeutico con questo test speciale. Questo è un professional training, è diverso, è un test sportivo. Questo è un calciatore che all'età di 16 anni è stato preso dal Manchester United. Infatti ha una moglie inglese e si ricorda che sua mamma l'ha curato con l'omeopatia. È un sulfur magro, cioè un fisico d'atleta in una fragilità psicologica condizionata anche dal fatto che la sua carriera non ha in qualche maniera rappresentato bene quelle che sono le aspettative. È stato uno dei nostri ultimi acquisti. Lui, Michele, è praticamente un ragazzo molto in gamba, sensibile, lui si cura già con rimedi naturali, si ricorda della mamma che da bambino gli ha guarito, lui si ricorda una parassitosi intestinale e si ricorda anche di essere stato diciamo in Inghilterra dove la usano molto l'omeopatia, anche se qualcuno la avversa come così anche nella nostra nazione, e praticamente lui ha una moglie che crede, ha due bambini che non vede, e quindi lui mi chiede: dottore, mi puoi aiutare? Perché attraverso il bulbo, io gli avevo spiegato che cosa faceva il bulbo, possiamo lavorare sul mio intestino che non è perfetto, che non è, diciamo, sano. Perché io mi accorgo che ogni tanto ho qualche scarica, ho le feci non formate, e quindi andiamo a valutare il test e praticamente troviamo, vedete, la presenza di sostanze chimiche. Beh, in un atleta, soprattutto queste, condizionano moltissimo l'attività del fegato, ma anche l'attività della barriera intestinale, ma tutti i sistemi antiossidanti di sofferenza. Come vedete qui c'è il selenio, c'è anche il calcio e il magnesio, e quindi vedete parassiti. Cioè, nella barriera intestinale, lui da bambino si ricordava che la mamma le aveva curato un'asma attraverso un medico omeopata. Lui è della zona di Milano, a cui la mamma l'aveva portato per poi, diciamo, aiutarlo attraverso la cura. Si ricordava di questi parassiti da bambino. Ve l'ho fatto vedere proprio perché a me è bastato dargli due o tre prodotti e lui ha ripreso alla grande. Lui l'anno scorso giocava nella Cremonese in Serie B, non ha fatto una presenza. Quest'anno già è arrivato a 10 presenze, ora è fermo perché ha avuto un problema all'adduttore, ma lui ha giocato dopo il Manchester United nella Sampdoria, poi ha giocato nel Pescara che ha vinto un campionato di Serie B e ha giocato l'anno dopo l'ultimo campionato che il Pescara ha fatto in Serie A, quindi nella sua carriera fra Serie A e Serie B ha sempre giocato ad alti livelli. E poi ora quest'anno ha deciso
diciamo, a 28 anni, non è grandissimo, ancora ha anni da dedicare al calcio, è una persona molto professionale, ha deciso praticamente di aiutarsi anche con le cure naturali perché vuole andare avanti, perché non vuole passare più un anno come l'anno scorso, dove purtroppo diversi infortuni l'hanno tenuto lontano e l'hanno portato quest'anno ad accettare un contratto con una squadra di Lega Pro, cioè il primo anno che non gioca in Serie B o in Serie A. Beh, immaginate, a 28 anni è una scelta importante perché comunque è una caduta. Fra le città dove ha giocato anche a Venezia in Serie B. Questo è un ulteriore caso. È una signora di 36 anni, è una manager. Due miei amici di Roma vengono in vacanza a Monopoli, sono innamorati di Monopoli, qui hanno studiato, hanno fatto lei una naturopata. E il compagno, poi si sono innamorati di Monopoli, vengono 2 volte all'anno, vengono da me per fare il bulbo e mi dicono: dottor Allegrini, ti possiamo portare la responsabile del resort dove stiamo risiedendo durante questo periodo di vacanza? Dico io: sì, sicuramente. Mi arriva questa signora, una signora fosforica, proprio, pianissima, colorito chiaro, capelli biondi, occhi azzurri, bella, bella signora che si siede. E dice: dottore, mi ha incuriosito questo test che lei fa perché io ormai sono 5 anni, dall'anno prima che io partorissi ad ora che ho questo bambino di 3 anni, e praticamente sempre più ogni anno, è vero che sto gestendo questo resort e chiaramente il turismo nel nostro territorio è aumentato, tranne chiaramente nel periodo di Covid, però io non riesco a capire perché sono sempre stanca, perché non ce la faccio, perché non dormo la notte. Non riesco a riposarmi. Sì, certamente il bambino è impegnativo, però è un figlio solo, quindi non capisco perché altre mamme ce la fanno. Dico io: guarda, facciamo il bulbo e vediamo che cosa esce fuori. Dal bulbo viene fuori sistema ormonale, sistema adrenergico, infiammazione, stress ossidativo e metabolismo degli zuccheri. Andiamo a vedere il bulbo e la cosa che mi incuriosisce di più, vedete, a livello di parametri, da un lato lo stress ossidativo valore 16, ma dall'altro vedete parassiti e virus. Quindi vado a vedere poi l'ambiente intestinale. Anche qui quel valore di 11, parassiti, virus, elettrosensibilità e sostanze chimiche, mi incuriosisce, ma di più vado a vedere questo aspetto qua. E al primo posto vedo post-virus. Questo è un quadro tipico post-virus, virus e parassiti, di un soggetto che sta in disordine energetico. È una paziente che non si vaccina, non si vuole vaccinare, ha una grande cultura omeopatica, la mamma l'ha curata con l'omeopatia, lei non sapeva della mia esistenza, perché posso fare un po' l'ironico, io non ho una farmacia, ho appena creato un centro medico con 42 operatori, di cui 18 olistici, diciamo così, appena, diciamo che sono passati già 11 anni. Però succede questo nella tua città, che due amici di Roma ti portano questa signora, la quale peraltro mi conosceva bene di nome, ma non conosceva che cosa io facessi, e stranamente io attraverso questo test ti faccio fare uno schema ematologico di virus di riattivazione e scopriamo un'elevatissima riattivazione dell'Epstein-Barr e del citomegalovirus, cioè praticamente aveva valori, diciamo, se mi permettete, vi leggo gli ultimi messaggi che mi ha mandato perché è venuto in studio ultimamente, ormai sta benissimo la signora. La signora, ecco qua, lo sto prendendo il messaggio così ve lo leggo in diretta. Ok, allora sta benissimo. Mi scrive esattamente il 9 dicembre, parliamo di qualche giorno fa. Buonasera, dottore. Ho terminato qualche giorno fa la cura di 3 mesi. Sto decisamente molto meglio. Sto continuando a prendere solamente le 12 gocce 3 volte al giorno di Self Food. Ho lasciato le altre gocce e il 2LBV. Vorrei venire a controllo. È passato il giorno dopo
Quando è andata via, io le ho fatto un controllo di 20 minuti, quasi mezz'ora, e mi sono fatto firmare chiaramente un assegno da 0 euro per questo controllo. E quando è uscita mi ha scritto: io la ringrazio di vero cuore, è una persona d'oro e sono contenta di averla incontrata sul mio cammino, per cui ho già vinto. Però ha vinto in questo caso anche questo test. Ha vinto questo test, ha vinto un test che ha permesso di comprendere il disagio di questa persona ora dorme meglio, non è più stanca, sta bene, emotivamente integrata, perché immaginate una persona che ha stanchezza. Nell'epoca moderna, se voi avesse una stanchezza tutti i giorni e fate gli esami e non trovate niente, che cosa pensate? Pensate a un male cattivo, oh, tutti quanti. Io ho lavorato 16 anni in oncologia terminale. Ma è sì, avere una stanchezza tutti i giorni, non dormire, non riposare, nonostante ti addormenti, te ne vai a letto e sei distrutta. Cioè, capisci che c'è qualcosa che non va, eppure fai tutti gli esami e tu non sei sana da un punto di vista emotivo. Cioè, quel benessere a cui punta 1946 l'OMS è un benessere che non si raggiunge in una persona così. Immaginate la capacità di questo test che ci permette di entrare, vedete qua lo segna, post-virosi, è da una persona che non ha avuto il Covid, è da una persona che non si è fatto il vaccino. Va bene? E questo test è un test esemplificativo e io ne ho tanti da raccontare. Questa invece è una paziente che mi arriva da un mio amico che lavorava con me nelle cure palliative. È un OS a cui è stata fatta diagnosi di candidosi cronica orofaringea, che l'ultima dottoressa che l'ha visto, odontoiatra, ha detto: guardi signora, lei questa candidosi non se la toglie per ora, perché sono già 3 mesi che io le do un antimicotico e non guarisce, e dovete stare attento che sviluppate il lichen. Immaginate, andate a dire a un soggetto che lavora come OSS nelle cure palliative in un hospice una cosa del genere. Questa prende e si spara praticamente. Quindi, da questo punto di vista, vi garantisco che è stata utilissima questa visita, perché attraverso il test del bulbo abbiamo visto che cosa era carente. Io praticamente ho lavorato in questa signora solamente, tanto aveva fatto già 3 mesi di antimicotico, senza tenere presente che l'antimicotico aveva acidificato il sistema, l'aveva ossidato, è bastato dargli, credetemi, i suoi figli del Bioenergen, del self-food, e probabilmente gli ho cambiato un po' l'equilibrio microbico intestinale, perché aveva, vedete, batteri pochi, funghi, muffe scure. Gli ho dato un antimicotico e praticamente non c'ha più. È andata dall'odontoiatra. L'odontoiatra ha detto: ma guardi, è sparita, vede la cura che ho fatto, l'ha fatta guarire. E quella si è fatta giustamente una risata, la signora. Poi l'ultima volta che sono venuto mi avevi detto che me la portava a vita, non gliel'ha detto chiaramente, no? Ha fatto buon viso cattivo giù. E invece era stranamente guarita. E dottoressa, ma è lì che? Ma no, ma tranquilla, no, no, non c'è più, non c'è più niente. Quindi immaginate, capito? Perché usando il farmaco, questa era una sulfurica con note fluoriche che aveva avuto un grave incidente stradale ed erano state messe 20 viti fra bacino, femore, quindi praticamente era ossidata questa signora già. Questa signora è stata ulteriormente ossidata dai farmaci, è bastata antiossidarla, è bastata metterla in un maggiore equilibrio, è bastata farla mangiare bene, perché con questo microbiota non va da nessuna parte, vedete come è alterato l'equilibrio, e non ci sono batteri, ci sono soprattutto funghi, muffe e parassiti, e non va bene, è un po' più di batteri che li dobbiamo dare al soggetto. Questo è un calciatore che attualmente è il capocannoniere del Monopoli con 9 gol, è un fosforico con note fluoriche, infatti è un'ala molto rapida, molto veloce, che non si ferma mai, che mi ha chiesto il bulbo perché lui praticamente dopo il vaccino che ha fatto ad agosto non si è sentito bene. Vi faccio vedere velocemente, questa era la situazione, vedete? Non c'erano grosse problematiche a livello di virus e post-virosi, però c'era un consumo di selenio, c'era soprattutto una componente antiossidante attivata,
È un test buono questo, fondamentalmente è bastato aiutare questo ragazzo. Parliamo di un ragazzo di 19 anni, no? Parliamo di un ragazzo alle prime armi in carriera, che però quest'anno sta facendo una bella carriera, sta facendo soprattutto una buona evoluzione della sua carriera. Comunque viene napoletano, viene dal Napoli, quindi probabilmente l'anno prossimo il Napoli lo piazzerà a qualche squadra, forse di Serie B, di una serie maggiore. Però è un ragazzo, capito, che è bastato tranquillizzarlo perché? Perché lui pensava che anche lui aveva avuto danni da vaccino. Che era successo? La mamma, maestra, a Napoli, aveva avuto danni da vaccino. Facendogli questo test, ve l'ho voluto far vedere come non si consolidano in questo caso danni vaccinali, c'è un buon bilanciamento, c'è certamente da fare un lavoro sul sistema antiossidante, da fare un lavoro su quello che è poi l'energizzazione dell'atleta. Parliamo di un atleta di 19, che ora ha 20 anni e che comunque va implementato. È fondamentalmente un test in cui il suggerimento era quello anche di usare una, diciamo, non solo, diciamo, antiossidanti, e quindi lui usa Serfood, ma anche per gli aminoacidi. E quindi questo è un atleta che infatti ha preso anche 4-5 kg di massa magra, che grazie al fatto che, diciamo, dal test del bulbo sono venuti fuori anche aminoacidi, ha permesso questo, vedete, sintesi proteica, equilibrio microbico intestinale e quindi, vedete, sistema cardiovascolare ed emozioni. E questo era spaventato perché giustamente non era stato bene dopo il vaccino, la mamma aveva avuto una paresi di Bell da vaccinazione AstraZeneca, una paralisi di Bell, e praticamente considerate con che paura questo ragazzo Flavio ha fatto praticamente il vaccino. Questo è un altro calciatore, anche questo è un calciatore che, vedete, metalli tossici, selenio, sulforafano, coenzima. Era un calciatore, questo è un calciatore vaccinato, vedete? Questo ha avuto danni, ha avuto febbre per 3 giorni, stanchezza per 10 giorni. Per fortuna l'ha fatta a luglio, ora si è ripreso bene, è un fosforico, considerate che i fosforici sono un po' più fragili, come vedete, vedete il selenio, e poi anche post-virosi, virus, parassiti. Ora lui sta molto meglio, anche in lui il test del bulbo è servito per chiarificare alcune componenti. Ora a gennaio, passati 4 mesi, glielo devo ripetere, e quindi, diciamo, anche per lui è stato utile effettuare l'S drive. L'ultimo test del bulbo è un caso particolare, un caso clinico di un sulfurico con note fluoriche, che ha, diciamo, presentato stanchezza, gonfiore, disturbi del sonno. Vedete, sono venuti fuori dal test. Sistema ormonale, quindi ipercortisolismo, sistema adrenergico, surrene scarico, produzione di energia, cellula scarica, sonno, alterazione del ritmo, sonnoveglia. Al primo posto, anche qui, post-virosi. Poi, come vedete, coenzima Q10, sistema immunitario, glutine, latte, quindi lesioni sul maschile e femminile, cioè tutta la parte sonno e produzione di energia, quindi da un lato il simpatico, dall'altro il parasimpatico. C'era proprio un'inversione. Quando trovate sonno e produzione di energia, durante le fasi di sonno si recupera, durante le fasi simpatico-tonico si produce energia. C'è il triptofano, e quindi ancora di più la modulazione della ghiandola pineale, ma soprattutto poi, se si va a vedere a livello di microbiota, e vedete, una post-virosi importante, con un TH1 completamente debilitato, muffe, spore e batteri. Quindi qua c'era un sistema infiammato, ipoenergetico, che era andato in cronicizzazione. Per quello, stanchezza cronica, ecco, questo paziente, questi pazienti possono diventare i futuri fibromialgici, potevano diventare i futuri astenici, i futuri depressi. Quindi, come ho lavorato, questo è un signore che ha avuto un grosso risultato, perché come lui stesso dice, dottore, guarda, io dopo 5 giorni ho ritrovato la mia energia, ho cercato di capire i post-virus e c'era una riattivazione. Quindi ho lavorato sul drenaggio, ho lavorato perché è un sulfurico infiammato, drenaggio di vari sistemi, cervello, milza, asse cortico-surrenale, tiroide,
linfatico, connettivo, si lavora sulle muffe, sulle spore, sulla post-virosi, in questo caso è uscito anche qui un Epstein Barr, e questo è un caso miracoloso, un caso che ha avuto un grosso risultato, è un caso che io poi ho portato anche in Lunigiana, perché questo signore ha voluto, tra virgolette, consolidare questo suo percorso con un video che ha regalato a Sir Wellbeing, e che Sir Wellbeing ha sul suo sito, dove praticamente lui dice: fatelo tutti questo test, perché questo dottore di Monopoli, attraverso un banale prelievo di 4 bulbi, mi ha salvato la vita. Ebbene, questa è una bella considerazione, e quando avete queste considerazioni dei vostri pazienti, è il vero premio che dovete in qualche maniera ricercare. Io ho finito.